Per me un drink low alcol è un drink che ha una gradazione media intorno ai 6-7 gradi, ok? Massimo 8. Questa poi è la mia suddivisione mentale, non ci sono disciplinari in materia. È un drink che tutti possono apprezzare. Eccoci qua ragazzi, nuovo episodio podcast del bartender. Se non mi conoscete io sono Carmine Liguori. Ciao, questo è un podcast dedicato al mondo del bar, chi ne fa parte, chi c'è intorno e chi c'è dentro anche. Allora, detto questo, oggi nuovo episodio, abbiamo un grande ospite che ho dovuto inseguire per un po' di tempo per più che convincerlo a venire, per infilarmi tra i suoi impegni, e ti ringrazio intanto di avermi dedicato il tuo tempo. Abbiamo grazie qua a te. Federico, grazie mille, faccio partire anche questo microfono, perfetto. Questo è il momento in cui mi ricordo le cose che ho dimenticato. E detto questo, Fede, grazie mille per il tuo tempo, prima cosa. Come dico sempre, io sono qua che ascolto le storie degli ospiti, però alla fine io sono più un contenitore, quindi sono gli ospiti che mi portano le loro storie, mi raccontano i loro aneddoti e i loro punti di vista. Prima cosa, come va? Bene, tutto bene, sempre di corsa, ma bene, non mi lamento. E sei arrivato da Bologna oggi? Sì, sono arrivato da Bologna, e voi non lo vedete, ma accanto a me qua seduto c'è il mitico Prince, che lavora in Drink Factory da tanti anni, è un veterano dentro Drink Factory. Ok, di cosa si occupa? Beh, Prince è il formatore principale all'interno dei corsi. Abbiamo piacere di avere un trainer. Sì, Tu, come vieni definito anche tu, che poi da il tuo nome è sintomo anche da quello che dalle voci in giro, da comunque nell'ambiente, è del trainer. Anche la tua immagine rispecchia un po', rispecchia anche questo tanto. E detto questo, partiamo con quello che faccio di solito negli episodi e ti chiedo, tu anche velocemente, chi sei, cosa fai? Ok, io sono Federico Mastellari, ho 45 anni, sono di Bologna, vivo a Bologna con mia moglie e i miei figli, e più che trainer sono un imprenditore nel mondo del beverage, sono titolare della mia azienda che è Drink Factory, che esiste dal 2003, quindi facciamo 21 anni quest'anno. E Drink Factory si occupa di formazione, ma non solo, si occupa anche di consulenze per grandi e piccole aziende del settore. Ho un'altra azienda neonata in società con Giovanni Ceccarelli, che sicuramente conoscete, e suo fratello Alessandro, che è una micro distilleria, siamo la prima distilleria di Bologna. Inoltre sono un autore di libri per Epli, casa editrice che non smetterò mai di ringraziare per quello che mi ha saputo dare, e all'interno di un mio progetto digitale che è drinking.me, quindi questo portale lanciato a metà marzo, che è una grande enciclopedia di cocktail classici, classici contemporanei e strumenti rivolti sia ai bartender sia agli amatori che vogliono conoscere i drink. Io questo faccio. Ti racchiudo in questo. Allora, sì. E prima cosa, che vabbè, ho mille cose che ti voglio chiedere, mille domande, che poi magari ci arriviamo piano piano. Prima cosa, raccontami un po' come hai avuto questa idea di fare il bartender, come ti sei imbattuto in questo ambiente. Ma per caso, nel senso che quando frequentavo l'università, che avevo 20 anni, ho sempre... Tu sei nato e cresciuto a Bologna? Sì. Ok. Sono molto legato alla mia città. Io sono di Sassuolo, perciò... Si sente. Vicino. Ma durante gli anni dell'università ho sempre fatto il cameriere. E mi ricordo che nello stesso mese lo chef del ristorante dove lavoravo iniziò a raccontarmi con entusiasmo la parte di sala bar che fece alle scuole alberghiere. Io in qualche modo ne ero attirato. Lo stesso mese conobbi un ragazzo che aveva appena frequentato un corso per bartender a Bologna, che organizzava una scuola a Milano, perché al tempo non c'era una scuola a Bologna. E anche c'era già Planet? No, ancora prima. C'era Planet, secondo me arrivò dopo a Bologna, che provò a fare qualche corso. No, dico in Italia c'era già. Sì, assolutamente. Okay. E quell'estate andai a Londra e anche lì mi ricordo che conobbi dei ragazzi che
facevano i bartender e mi raccontavano che guadagnavano molto e si divertivano un sacco. Io tornai... In questo periodo tu eri adolescente, così, avevi già 18 anni? Avevo, sì, avevo 20-21 anni. Ah, ok, ok. E stavo studiando scienze infermieristiche, quindi il mio destino sarebbe stato diventare un infermiere. Però facevo anche il cameriere per, insomma, per mantenermi, per avere qualche soldino in più, non essere completamente a carico. A Bologna città vivevi? Sì, Bologna città, periferia, sì, okay. Sì, sì. Tornai a Bologna e mi ricordo che vidi in giro i manifesti del corso che fece questo mio amico che ti raccontavo prima. Chiamai, feci un appuntamento insomma, con questa azienda che organizzava questo corso. E mi ricordo che il giorno stesso partii, nel senso che feci questo appuntamento e mi dissero: guarda, il corso dura 40 ore, lo facciamo in modalità serale, una sera alla settimana, noi arriviamo da Milano un giorno alla settimana che montiamo l'aula, al tempo si appoggiavano in un hotel per montare l'aula. Era il classico corso di flair, versaggio, dosaggio. Anche il mio primo corso è stato così, nel senso non così per gli argomenti, però anche il primo corso è stato in questa modalità, okay. Sala montata e sì, così. Sì, sì, sì. E mi ricordo che mi disse: guarda, il corso è fatto così, il corso però inizia questa sera. Mi ricordo che erano le 6 di pomeriggio, fa, il corso inizia alle 8 di sera. E costava tanto. E mi ricordo che chiamai a casa, e i miei genitori mi dissero: guarda, se lo vuoi fare, fallo. E io gli dissi: prometto che vi recupererò questi soldi in qualche modo, ma sono sempre stata una persona, credo, responsabile, quindi loro si fidavano di me. E mi ricordo che la sera stessa partii. E io mi ricordo che quella sera stessa provai una sensazione molto positiva, nel senso che hai presente quando cerchi qualcosa ma non sai cosa, lo incontri e hai una sensazione di averla trovata. Io mi ricordo che provai quella sensazione, che non voleva dire che avevo capito quella sera che volevo fare il bartender, ma che quel mondo mi stava affascinando molto e probabilmente mi avrebbe catturato. Inizialmente ho avuto quella sensazione anch'io, perché io ho voluto fare il bartender perché ho visto, siamo delle stesse zone, perciò io andavo a Riccione, a Cattolica, e mi ricordo che ero andato alla Baia Imperiale. Sì. Era Baia Imperiale, avevo visto un ragazzo, sai, non so se te la ricordi, però nella sala di sopra, quella vicino alla piscina, lì c'era questo bar con 3 postazioni. E c'era un ragazzo che avevo visto lavorare lì, che tra l'altro lui viveva a Bologna, che era veramente un figo, c'era bellissimo. Io poi ero un ragazzo timido, non avevo... E avevo detto: no, voglio diventare... cioè voglio fare quello. E poi lavorando, cioè cercando il mio primo corso, vede, perché poi io ho sempre fatto sport, quindi anche col mondo degli alcolici e cose varie, zero, niente di niente. Sì, sì. Vini, birra, niente di niente, non bevo caffè, quindi ero proprio estraneo a tutto. Però mi riconosco in queste sensazioni che mi stai dicendo, quando ho iniziato a maneggiare le prime bottiglie, quando ho fatto il mio primo corso e cose varie. Certo, certo. Quindi ti raccontavo, feci questo corso e mi ricordo che terminato ero talmente emozionato che volai, tra virgolette, a Milano a fare il corso di flair avanzato. E al tempo il trainer, così insomma, si definiva... Il corso di secondo livello, quello... Sì, il corso puro di flair, era Marco Corniati, che al tempo... Marcone. Sì, sì, fu un personaggio importante per tutto quello che è il mondo del flair. Sì, sì, sì. E io... Quello è stato fino a pochissimo tempo fa. Sì, 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 sì. E poi cosa è successo? Che tornai a Bologna e iniziai le mie prime esperienze, quindi io da lì per un paio d'anni iniziai a lavorare nei locali bolognesi, trovai subito, era insomma, fu abbastanza facile. Cosa successe però? Che la scuola che mi formò, che veniva da Milano ogni volta, mi disse: ti va di darci una mano quando veniamo? Quello che facevo non era insegnare, quello che facevo era dare una mano a allestire l'aula, girare 3 partecipanti mentre facevano l'assistente. E comunque l'assistente è una figura molto importante, perché comunque quando tu fai una lezione, alzare lo sguardo, vedere qualcuno che è con te, sapere che sarai in 2, caricare e scaricare, insomma ti cambia, se uno queste cose le ha vissute. E quindi per un periodo diedi una mano anche a loro. Poi cosa fu il colpo di scena? Quando un gruppo di amici mi chiese: noi vorremmo fare un corso di barman, ma quello che hai fatto tu costa troppo, ce lo fai tu un corso? Certo, ve lo faccio io, come no.
Io non avevo un soldo allora, nel senso che i miei soldi li spendevo all'università o per divertirmi. Chiesi a loro, a ognuno una quota, con questa quota io mi comprai le attrezzature che mi servivano, quindi dei Boston, delle Flare Bottle, dei Metal Purer. A quei tempi lì non serviva neanche no. tanta attrezzatura come oggi, no, diciamo. No, no. E un amico mi prestò una casa in montagna molto rustica con un salone e io attrezzai dei banchetti di acciaio con le mie attrezzature. E mi ricordo che con quello che incassai in quel corso mi pagai questa attrezzatura e mi rimase qualcosa. Da lì mi si piantò il seme di dire, cavolo, ma io se lo faccio per lavoro? Nel senso che non ho nulla da perdere. A Bologna non esiste una realtà fisica, che era, secondo me, al tempo il grande limite di questa azienda di Milano che veniva ogni tanto, no? E da lì... Stiamo parlando di fine anni 90? Stiamo parlando del 2002. Ok. Fine 2002, inizio 2003. Io mi ricordo che aprì la partita IVA a marzo 2003. Ok. Quindi fai parte di noi condannati a morte da così tanto tempo. Sì, abbastanza. E, cosa feci? Mi ricordo ancora quando scelsi il nome, Drink Factory. Ero nella mia cameretta a casa dei miei genitori. E mi ricordo che avevo in lista altri nomi, tipo Flare, Passion, delle robe così. Poi col senno di poi, per fortuna, che non ho scelto la parola Flare, nel senso che sarebbe limitante oggi la parola Flare sì, su oggi una scuola. Non è più un nome che aiuta tanto una scuola. Cioè, no. Nel senso, è tanto identificativo. Ma tra l'altro mi ricordo che quando all'inizio io pubblicizzavo i miei corsi, dove puntavo molto sull'aspetto del Flare, io usavo erroneamente, noi lo sappiamo, la parola freestyle, non flare. Eh sì, però uno quello che ricerca è quello. Esatto. Però uno quello che ricerca è quello. Poi mi ricordo che chiamai un mio compagno del liceo, Roberto Malpensa, detto Repo, che era un grafico eccezionale, e lui mi disegnò il primo logo di Dream Factory e la prima locandina. Quindi io, tu immagina che con la partita IVA in mano e a queste locandine in mano, tappezzai Bologna di manifesti. Sai che penso, non vorrei dire una cazzata, perché magari era un'altra realtà bolognese, perché poi quando, nel periodo in cui io professionalmente sono cresciuto, sì, a livello di Flare, dal 2010 al 2013, 14, sì, quegli anni quando spingevo forte con le gare, a Bologna c'erano due o tre scuole di formazione. Però mi ricordo che io a Sassuolo, e già non vivevo più lì, però mi ricordo che passeggiando per il centro, in un posto sfitto, proprio nel viale centrale di Sassuolo, avevo visto una locandina, un invito per fare corsi da barman. E mi ricordo che è possibile, perché noi comunque nei primi anni organizzavamo anche dei corsi a Modena, a Firenze, quindi città abbastanza vicine, col treno, in auto. E al tempo non c'erano i social, non c'era internet come oggi. Tu immagina che le persone mi contattavano vedendo queste locandine, chiedendo informazioni. Io non avevo una sede fisica. La mia sede sarebbe stato l'hotel dove anch'io organizzavo il corso. E il gioco era molto semplice. Se io incassavo i soldi dai partecipanti, avevo i soldi per pagarmi la sala di hotel volta per volta, no? E tra l'altro mi ero messo d'accordo con l'hotel che mi tenesse nel loro magazzino le attrezzature che usavo, quindi avevo anche bypassato il problema di portare ogni volta. Insomma, non avevo i mezzi per farlo. E insomma, mi ricordo, quindi tu mi chiamavi, io ti dicevo, ma tu dove abiti? Abito in questa zona di Bologna. Bene, vediamoci in questa pasticceria, in questo bar, in questo hotel. E io arrivavo con un registro cartaceo, con un libro cartaceo, col programma, te lo facevo vedere, ti illustravo il programma del corso e da lì te lo vendevo. Ti facevo firmare un contratto, chiedevo una caparra e se ci penso adesso la pelle d'oca, perché tu immagina se ho questa faccia a 45 anni, che faccia avevo a poco più di 20, no? Dove arrivavo con un contratto, ti chiedevo dei soldi, ti spiegavo sulla carta questo corso. Però ha funzionato. Io mi ricordo che il primo corso che feci ebbi quasi 20 persone. Sono tante 20. Sì, da lì ho continuato e mi ricordo che nei primi 6-7 mesi organizzai una cosa come 4 corsi. E io da solo? Allora, c'era un ragazzo che avevo conosciuto in un corso
in un corso di quella scuola di Milano che, col quale eravamo rimasti in contatti e mi dava una mano. Quindi mi dava una mano a allestire, a disallestire, quello che dicevo prima, no? Quindi fondamentalmente tenevo tutto il corso, lui mi dava una mano, però c'era, era una mano molto importante. E insomma, dopo i primi mesi mi ricordo che misi da parte i soldi per affittare una sede fisica. E a fine 2003 trovai il posto dove tuttora c'è la sede storica di Dream Factory, in via del Borgo di San Pietro, in centro a Bologna. E anche lì mi ricordo che per allestire le prime postazioni, pagare tutti i fornitori con la carta di credito, non avevo neanche quei soldi in conto. Sapevo che mi sarebbero arrivati con i primi corsi organizzati. E da lì è nata Dream Factory. Era un periodo in cui comunque, cioè nel senso, fare quel tipo di imprese in Italia ne valeva la pena. Cioè nel senso, di corsi se ne facevano tanti, di richieste ce n'erano tante. Ovviamente in quel momento lì la moda era, il trend era il flair, perciò era quello che andava tanto. In quel periodo lì, cosa che magari non sto vedendo più adesso, però è un discorso un po' più ampio che mi piacerebbe fare, soprattutto con te, visto che comunque fate parte di questo ambiente, e ne valeva veramente la pena avere una scuola, un punto di formazione. Guarda, secondo me anche adesso, il punto che adesso ci sono tanti centri di formazione piccoli per i quali non ne vale la pena o che sopravvivono. Io sicuramente ho avuto la fortuna di avere immaginato questa idea in un momento in cui eravamo pochi, perché quando io ho iniziato c'era Planet One, che c'era già da diversi anni ed è stata la prima scuola di quel tipo in Italia, se non consideriamo i corsi che ha sempre organizzato AIBES. Lo stesso anno in cui ho aperto Flair Academy a Milano. Marco Corniati si era staccato da loro per aprire a Firenze The Bartending. Si era già spostato lui. E poi c'erano diverse realtà a Roma, però per me Roma era troppo lontana come realtà per essermi... Poi, anche dalla percezione che ho sempre avuto io, Roma è come se fosse uno stato a parte in tante cose. Sì, ecco, a Roma c'era però Flair Project, che era una scuola al tempo la più famosa, tra l'altro... Negli anni siamo anche diventati amici con Francesco Spenuso, che adesso non si occupa più di formazione, l'ho visto anche l'altra sera. E, non mi ricordo dov'ero. Sì, perché ne vale la pena aprire, ne valeva la pena, però comunque in quel momento erano in pochi. Sì, poi al tempo poi io ero una realtà molto piccola, non ero la... Cioè io sono stato per anni una ditta individuale, io da qualche anno sono un SRL, ho dei dipendenti, la struttura è molto più complessa. Al tempo però era tutto molto piccolo, cioè, io mi ricordo che ho avuto il mio primo dipendente per un anno nel 2006, un ragazzo che si chiama Pietro Gramegna, che tra l'altro da lì ha lavorato tanti anni per Campari, poi i dipendenti veri sono arrivati nel 2010, io fino al 2010 ho fatto tanto da solo o con dei collaboratori estemporanei, tra cui anche Prince, che qua di fianco a me, ricordiamocelo. E posso provare a individuare dei momenti in cui è successo qualcosa in Dream Factory. Ad esempio, la prima cosa che ti posso dire è che i corsi che facevo in quegli anni, aiuto, cioè io ho la pelle d'oca in negativo, no? Fanno tenerezza. Però questa è una riflessione che faccio anch'io spesso su di me, però devi vederla... Cioè magari se pensi, come se tu pensi oggi al corso che facevi nel 2003, ti metti le mani nei capelli. Però a quei tempi era quello che richiedeva il mercato. Era un corso che in quel momento lì andava bene. Sì, però non era un corso adatto. Nel senso che io, col senno di poi, sono uscito da quel corso che ho fatto, come i primi corsi che ho proposto, con una grandissima manualità. Tra l'altro, insomma... Penso che ero anche abbastanza bravo in quello che facevo. Io ho insegnato anche nei corsi di Flair fino al 2010. Tra l'altro ti voglio anche dire a questo proposito che noi siamo stati i primi nel 2011 a eliminare i corsi di Flair inteso come parte acrobatica, non come parte di metodo di lavoro, perché volevamo porre l'attenzione sulla qualità del bere. Quindi nel 2011
ci fu la scelta coraggiosa, perché quei corsi portavano un po' di fatturato all'interno dell'anno. Sì, perché il corso di Flair, una volta che hai comprato l'attrezzatura, poi non costa tanto anche farlo. No. Cioè, tipo, il corso di caffetteria costa un sacco di soldi farlo, il corso mixology costa un po' di farlo, il corso base, il corso di Flair, quello che proprio una volta comprate le cose non costa niente farlo. Comunque ti dico, i primi corsi con me non erano adatti, nel senso che ti davano una grande manualità, ma i drink li vedevi di sfuggita. Io mi ricordo che la prima volta in cui lavorai mi chiesero un americano, io aiuto che cos'è? Cioè, nella mia testa dicevo, ma dove devo fare un'oncia online? Posso fare quello? Adesso noi cerchiamo di coniugare molto di più la parte merceologica, di conoscenza dei drink, alla parte che è altrettanto utile di manualità. E quindi io, i corsi dei primi anni erano molto incentrati su tutto l'aspetto manuale, versaggio, dosaggio, come tutti lanciavi Boston dietro la schiena, dietro la testa, eccetera, eccetera. Il primo momento in cui mi sono interrogato su un cambiamento fu quando nel 2006 ebbi l'opportunità di fare il primo libro. Io al tempo, tuttora, conosco una persona che ha una società editoriale che collaborava con diverse case importanti, tra cui Epli, e mi disse, guarda, stiamo cercando una persona che faccia un libro sui cocktail riconosciuti, riferimento ai cocktail IBA. Eccomi. Io però mi ricordo che quell'anno ho preso in mano per la prima volta quei drink, che magari conoscevo solo sulla carta, e li affrontai in maniera diversa. E lì un campanellino iniziò a squillare nella mia testa dicendomi, oh, ma guarda che queste cose non le sai bene, guarda che domani se ti confronti con un bartender che ha tanta esperienza non reggi il confronto. E immediatamente dopo, un altro episodio che mi fece un attimo riflettere fu quando partecipai a un corso di Paolo Ramos. Paolo Ramos fu la persona che con Planet One portò il Flair in Italia negli anni 2000, poco prima, e lui faceva questi drink dove poneva molta attenzione al prodotto fresco, perché tanto la verità è che in quegli anni usavamo tutti prodotti liofilizzati come lo Sweet and Sour. Mi ricordo una bellissima definizione che diede Don Costa sulle scuole di Flair in Italia, definendole le repubbliche dello Sweet and Sour, perché di fatto tutti cosa facevamo? Store and Pour, Sweet and Sour, ricette più o meno diverse a seconda della scuola, ed era tutto Sweet and Sour. Secondo me un difetto che ha avuto il Flair è stato quello di rendere i drink delle meccaniche di lavoro. Cioè il drink non è più l'attenzione al bilanciamento, al dettaglio, il drink è una meccanica di lavoro. Questa è la meccanica margarita, questa è la meccanica X, questa è la meccanica Y, che, ti ribadisco, da un punto di vista di manualità è una roba bellissima, perché io, come chi è nato nei miei anni, ha una manualità che altri non hanno. Io so andare veloce. Uno che ha imparato oggi solo col jigger può anche andare in difficoltà. E su questo ti blocco un attimo, perché una mia considerazione di questa cosa qua è il fatto, l'ho detto tante volte, è che secondo me oggi il bartender italiano che nel mondo è così riconosciuto, che è così forte, secondo me è dovuto al fatto che è arrivata dall'America questa cosa, di cui tu mi hai detto che sei stato preso e che sai fare bene, come anch'io. Però poi, col tempo, questa parte qua, ho avuto la fortuna di crescere a livello di competizioni quando questi due mondi sono stati messi insieme. Quando nelle gare di Flair, tipo nei primi anni 2000, le gare di Flair erano Flair e basta, il drink era, come dici tu, meccanica di lavoro. Quando io, tipo nel 2013, 14, 15, 16, invece le gare cominciavano a darci dei regolamenti che dicevano, che ci imponevano di imparare a fare drink. E quindi i bartender, certo, noi abbiamo dovuto anche impararci a fare tutte quelle altre cose lì. Quello che mancava di quei corsi era la base classica, ok? Perché la cosa ottimale sarebbe stata, che è quello che facciamo poi noi oggi, darti sia la base classica che la base di manualità. E comunque ti dicevo, conobbi Paolo Ramos, tra l'altro in quel corso conobbi un bartender italiano, sono abbastanza conosciuto, che è Francesco Cione, non so se lo conosci. Sì, sì, sì. E da lì siamo poi anche sempre rimasti in contatto.
E anche lì tornai a casa con... Personaggio Paolo. Sì, Paolo, sì, sì, sì. Sì, è un personaggio. Già questo sguardo magnetico che ti cattura, adesso che è pelato, questi occhi molto chiari, quindi una persona che già ti colpisce, no? E faceva tutti questi drink strani con gli occhi di oggi, però ripeto, c'era l'attenzione al prodotto fresco, a degli abbinamenti insoliti, e non era quello che facevo nella mia Repubblica dello Sweet and Sour, no? Dove per me il massimo era il Midori Sour al tempo, nulla togliere a quel drink, anzi. E tornai a casa con delle domande, e quando torni a casa con delle domande è una cosa positiva, perché vuol dire che ti stai interrogando su quello che fai, cioè non tornai a casa imparato, tornai a casa dicendomi mi manca qualcosa. E da lì mi ricordo che iniziai a lavorare di più anche sulla base classica all'interno dei corsi. Ma credo che l'avvenimento vero che cambiò un po' tutte le regole del gioco, e non solo per me, fu quando in Italia aprì il Jerry Thomas Project a Roma. Questo è un discorso che mi fanno in tanti, nel senso perché che... è la verità, che... nel senso che loro sono stati i primi ad aver intercettato quello che stava succedendo negli Stati Uniti e averlo portato in Italia. Io definisco miscelazione contemporanea tutto quello che è dal 1 gennaio 2000 in poi. Cosa succede in quella data? Sasha Petrasche apre il Milk and Honey a New York e Sasha Petrasche cambia le regole del gioco. C'è una foto che si può trovare in rete di Sasha, datata proprio 1 gennaio 2000, e Sasha Petrasche porta una grandissima attenzione al prodotto, ai drink, ai bicchieri, alle preparazioni homemade. E da lì gli Stati Uniti vivono un momento bellissimo di riscoperta della miscelazione classica e nuova. C'è un bellissimo libro di Robert Simonson, che è un autore di miscelazione, proprio drink, in cui parla proprio di quel periodo. Il libro è stato tradotto anche da Redrink in Italia. E il Jerry Thomas è un gruppo di bartender eccezionali che è riuscito a portare quel concetto, quell'attenzione in Italia. Nessuno l'aveva ancora fatto. E loro aprirono nel 2010. Io mi ricordo che ero a Roma, era il 2011. Tra l'altro ero insieme a Giacomo Diamante, che abbiamo menzionato prima. Prima di registrare. Poi torno anche a lui, se vuoi, e altre persone. E mi ricordo che uscì in quei giorni un articolo su Bar Giornale, che avevamo in mano, che parlava dei ragazzi del Jerry Thomas. Cosa facciamo? Andiamo al Jerry Thomas. E mi ricordo che bussai alla porta e ci aprì Leonardo Leuci, che disse, parola d'ordine. E io, no. Poi da lì provo a spiegargli che ho una scuola, Bologna e quant'altro. E lui ci apre e rimane con noi tutta sera. Ci racconta della sua visione del mondo del bar, di come stavano pensando e lanciando una serie di seminari nuovi rivolti ai bartender. Leuci in quel momento, cioè il Jerry Thomas apriva in quel momento, però Leonardo era già una persona molto... Sì. Era già un punto di riferimento per l'ambiente. Sì, assolutamente. Tra l'altro mi ricordo che la sera in cui andai, evento, però al tempo la normalità. C'era lui che faceva l'oste, c'era Antonio Parlapiano al bancone, insieme a Roberto Artusio. Ora, vederli tutti e tre dietro un bancone del bar è una cosa impossibile, nel senso che sono cresciuti anche loro. Che si cresce, si cambia. Esatto, ci sono altre persone dietro banco. Io quella sera avevo modo di parlare con tutti. Mi ricordo che parlai con Leonardo, parlai con Antonio, che mi raccontò che erano appena stati a vedere l'azienda Neoli Pra. Sai, era il momento in cui Martini non era più Vermouth, quindi c'era anche tanta foga di cercare altri prodotti e quasi vantarsi nel conoscerli, no? Poi c'era Roberto Artusio che mi raccontò che erano appena stati al corso Tiki Ibiza con Beach Bumberry, corso che lo stesso anno frequentai anch'io, tra l'altro, sulla scia di questo racconto, e anche lì tornai a Bologna con altre domande. Per Drink Factory, tra l'altro, era un momento di esplosione, nel senso che prima ti raccontavo che
ho praticamente sempre fatto tutto da solo, cioè mi svegliavo, andavo a mettere manifesti con le mie mani, mi ricordo che avevo i calli dallo scotch, da quanto ne strappavo. Cioè farmi quell'ora di camminata in centro Bologna a mettere i manifesti era nella mia routine. Rispondevo alle chiamate, facevo ufficio, facevo il corso, facevo la spesa. Io all'inizio non avevo la forza di avere persone stabili accanto a me. Fino a un certo punto, poi a un certo punto è arrivato il momento in cui ho potuto valutare dei collaboratori stabili. In quegli anni i miei primi collaboratori stabili furono appunto Giacomo Diamante e successivamente arrivò in squadra anche Giovanni Ceccarelli, che è tuttora, col quale tuttora condividiamo tantissime Giovanni, cose. Lui quanti anni ha? Giovanni ne ha 36. Che anche lui, forse perché non tiene la barba, quindi sembra un ragazzino. Sì. E, insomma, comunque per me quegli anni furono decisivi perché primi collaboratori, collaboratori vuol dire anche crescita, perché vuol dire che puoi fare più cose, hai la testa più libera per pensare ad altre cose e anche meno stanchezza, perché loro facevano i corsi in prima linea. Jerry Thomas che apre, da lì la voglia ancora di più di... Io mi ricordo che in modo molto autodidatta mi rimisi ancora di più a studiare, a provare. Quel libro che mi hai menzionato, poi dopo l'avevi fatto o no? Allora, io con Epli ho fatto... Cioè, quella proposta che mi avevi detto che ti arrivò, dopo poi l'avevi portata alla fine o no? Sì. Okay. Cocktail Mondiali è sempre stato legato a una nuova uscita di codifica IBA. Il primo Cocktail Mondiale del 2006. Poi c'è stato un Cocktail Mondiali nel 2011, uno nel 2013. La mia fortuna è stata che la lista IBA cambiava spesso, perché prima era ferma da anni e anni. Quindi per me ogni edizione era una ventata in più per farmi conoscere. Poi c'è stata l'edizione del 2020. Sì, esatto. E poi ne arriverà un'altra, perché la lista IBA è appena cambiata e ho la consegna del libro tra qualche mese. Poi c'è stato anche Miscelare in mezzo, che ho scritto a quattro mani con Giovanni Ceccarelli. E, non mi ricordo dove eravamo i collaboratori che ti davano più tempo comunque di fare più cose e per sì. Dove facevano i corsi. E sempre in quegli anni è successa un'altra roba che a me mi disarmò. Conobbi Marian Becke e Luca Cinalli. E, mi ricordo che sentii parlare di questo Marian Becke a Londra, al Nightjar, nel suo momento d'oro, con questi movimenti elettrici, con questa gestualità da robottino. Con grandi, io li ho sempre definiti entrambi grandi flair bartender. Sì, ma quello è flair. Mi ricordo che andai a Londra a vederli e rimasi impressionato. Poi contattai Marian Becke e gli chiesi se voleva venire a Bologna a farmi lezione qualche giorno. E lui venne e passammo tre giorni insieme, c'era anche Giacomo Diamante, e noi tre, dove lui un po' ci spiegò tante cose del suo lavoro, dai drink a come approcciava al bar e tante cose. E da lì in poi è successa anche un'altra cosa, Giovanni Ceccarelli ha iniziato a appassionarsi di tutto l'aspetto relativo alle preparazioni made. E in quell'anno nacque un corso che io già facevo, ma non come poi diventò, il corso di miscelazione avanzata. Quello è stato il punto di svolta di Drink Factory. C'era un primo giorno che teneva Giovanni sugli sciroppi, su alcune preparazioni principali, e due giorni io in cui andavo a utilizzare le preparazioni e andare a miscelare i drink, creando Signature, Twiston Classic. Twiston Classic è una rivisitazione di un classico, il Signature è qualcosa che porta più la tua firma, un tuo modo di essere, e da lì è stata un'escalation, perché poi sono arrivati i social che ci hanno fatto conoscere di più, c'erano i libri, questa proposta era un po' innovativa, perché in Italia al tempo, se tu eri un professionista, volevi fare un corso sulle preparazioni homemade, o andavi a Jerry Thomas o venivi da noi a Bologna. Nel 2013 io poi aprii una sede a Milano, in Porta Romana, e in questo posto tuttora c'è la sede di Dream Whisky, sono dei ragazzi bravissimi che selezionano dei loro imbottigliamenti e hanno anche un club al piano sopra. E la sede a Milano è durata tre anni, non perché andava male, anzi, ma perché avevo fatto male i calcoli, nel senso che io e Giovanni facevamo avanti e indietro da Bologna per tutti i corsi,
Arrivò anche Prince a un certo punto a darci una mano, perché Prince aveva il suo bar che ha deciso di lasciare per tornare in Ring Factory in modo stabile, però era troppo in quel momento. Io sbagliai, nel senso che io avrei dovuto ragionare di gemmare uno staff a Milano, invece abbiamo pensato di fare avanti e indietro. Tu immagina che in questa sede grande avevamo anche una stanza per dormire, quindi noi quando arrivavamo, sì, era un posto molto grande, c'era anche una stanza, c'era un bagno solo per noi con la doccia, quindi noi andavamo su, dormivamo su, quindi partivamo la domenica sera se c'era il corso lunedì mattina, però in tutto questo c'erano anche i corsi a Bologna. Era troppo, quindi lì decisi di chiudere tutto e riconcentrarmi su Bologna. Ti interrompo un attimo, in quel periodo lì, negli anni di cui mi stai parlando, sono gli anni in cui io mi sono formato, tra virgolette, e perché quando io ho iniziato i corsi che c'erano in giro c'era Planet, che praticamente era il modello che per tutta l'Italia, per tutte le altre scuole che aprivano, che c'era il corso base, il corso avanzato, il corso flat. Sì. Poi dopo è nato il corso Mixology nelle varie scuole in giro. E questo corso Mixology penso sia figlio di questo corso miscelazione avanzata. Tu lo dici, Bibbia. Penso, questa è la mia percezione, poi non lo so. Allora, noi abbiamo cercato... Per me in quel momento era tutto nuovo, capito? Chiaro, perciò non so da dove arrivavano le cose. Io quello che ti posso dire, ed è una cosa che io ho sempre cercato di fare e che sempre cercherò di fare, è stato di cercare un approccio nuovo. Perché sai benissimo che una volta chi faceva questo percorso in una scuola di questo tipo faceva corso basic, advanced o magari un livello successivo ancora di flair. E al tempo i corsi avanzati di miscelazione erano quelli relativi al bar molecolare, come quello che faceva Dario Comini. Questa era la percezione una volta. Noi quello che abbiamo cercato di fare è stato creare un corso nuovo, dove però al centro non fosse il flair. Come ti dicevo prima, in quell'anno abbiamo deciso di toglierlo. Oggi forse avessi lo spazio, lo rifarei tranquillamente. Sala con i tappeti, con le postazioni dedicate, tutto. Non vengo io a farlo. Problema. l'altro mi ricordo che puzza quei tappeti, altro motivo. Un sì, lo so. Non mi c'è ricordo, modo di salvarsi. Mi ricordo che una volta al mese tiravamo su, pulivamo, era un disastro. Sì, la gomma. Mi ricordo però che quando togliemmo la gomma dalla scuola si respirava un'aria nuova. con miscelazione avanzata abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno faceva. O meglio, il Jerry Thomas a Roma faceva una proposta molto bella. Il corso di miscelazione avanzata però era un po' nostro, col nostro stile, no? Quindi homemade, miscelazione in un certo modo, attenzione. E quel corso ha avuto tanto successo e tuttora è ancora vivo. Cambierà, perché in questo momento lo stiamo un attimo riprogrammando, però è ancora vivo. Noi tuttora facciamo... Ora, non c'è più Giovanni nel primo giorno, perché Giovanni ora fa un percorso di 6 mesi che si chiama Homemade Pro sulle preparazioni. Cioè, anche lì fa tenerezza pensare oggi a quel giorno, no? Però le cose al tempo erano così, le cose evolvono. Miscelazione avanzata è un corso che per noi è stato incredibile e poi da lì sono nati altri corsi. Quando andai nel 2011 a Ibiza a fare il corso Tiki tenuto da Jeff Beach Bumberry, di cui tutti parlano, e che io ho veramente conosciuto, io sono tornato a Bologna e dopo qualche mese ho fatto il primo corso Tiki. Anche lì, se lo guardo con gli occhi di oggi, non so, aiuto. Il No Lounge c'era già? Sì, e devi sapere che io andai a Ibiza anche con Daniele Dalla Pola, che allora era il titolare, uno dei soci del No Lounge. Quindi eravamo in tre a Bologna, io, Daniele e Giacomo. Tra l'altro anche Daniele è una persona che ha contribuito molto in quegli anni alla mia percezione di volere mettere più l'attenzione sui drink, perché era un cocktail bar bellissimo a Bologna. Tu arrivavi, frutta fresca. Cioè, adesso sembra scontato parlare di frutta fresca, ma sai bene che una volta non lo era. Sì. Purè, sweet and sour, questo era. Uso il succo di limone, wow. Uso le fragole fresche, wow. Una volta si faceva gara che va la migliore purea una volta. E poi alcuni prodotti sono più o meno validi, adesso non sto a sindacare questo. Io su Daniele, cioè nel il mondo del flair della mia generazione, devi ringraziare Daniele perché lui
essendo che collaborava tanto con Fine School e Real, essendo che erano, cioè, erano in rapporti in quel momento, poi Fine School e Real hanno sempre sponsorizzato le gare di Flair, tanti Flair bartender si sono innamorati e presi bene per il Tiki grazie a Daniele, perché c'era questa, questa cosa. Ma infatti quando tornammo da Ibiza, allora il Dew Lounge era un vodka bar, perché in quegli anni andava la vodka, ti ricordi? Sì. Lui era un vodka bar con la frutta fresca. Bel servizio, locale in centro molto bello, wow. È tornato, lui ha capito di voler dare un'accezione diversa al Dew Lounge. Un'accezione che già stava inseguendo, però è tornato con una consapevolezza in più. Quindi da lì lui trasformò il Dew Lounge in un tiki bar a livello di ambientazione, proposte, drink, ingredienti. Da lì insieme noi organizzammo questo primo corso. Cioè il corso lo tenevo io per tutta la parte storica e quant'altro, che ribadisco, oggi lo farei completamente in un altro modo. Daniele era molto personaggio di quel corso, no? Quindi raccontava i drink, la sera facevamo la festa al locale. Tra l'altro in quel corso, in quel primo corso, partecipò Gianni Zottola. Gianni Zottola ha iniziato in Drink Factory da zero. Sì, sì, mi ha raccontato. Gianni poi ha partecipato a questo corso, ha iniziato a lavorare al Dew Lounge. Pensa che lui ha fatto un corso di Flair con me. Cioè, io e lui da corsisti. Ma dai. Sì. Lui si è appassionato al tiki, ha messo su una cultura su tutto questo filone di miscelazione incredibile. Cioè Gianni è uno delle persone più competenti in Italia, ma al mondo, per quello che riguarda il tiki. Infatti, quando prima ti dicevo il corso tiki che facevo allora è molto diverso da quello che fa Gianni oggi, che è molto più completo, ricco, a quello faccio riferimento, ok? E mi continuo a perdere. Sul corso Tiki e su Dew Lounge tu. Sì, insomma, tornammo da Ibiza, iniziamo anche questa proposta. E poi da lì per Drink Factory è stata un'escalation, nel senso che eravamo diventati un pochino più maturi noi, i corsi continuavano ad andare sempre molto bene. E la ricerca era sempre legata al proporre nuovi corsi, migliorare i corsi, cioè nel senso da imprenditore non avevi mai pensato di magari aprire un locale, fare il catering o cose così? Allora la ricerca era sia sui corsi nel migliorarli, ma questo tuttora, cioè ti posso dire che noi periodicamente ci troviamo tra di noi e capiamo se un corso ha delle criticità, se possiamo inserire nuovi corsi, tipo un altro corso che è nato nuovo in quegli anni, siamo stati i primi in Italia, è stato il corso sulle fermentazioni con Flavio Sacco. Flavio è un ragazzo che conosco da tanti tanti anni, è stato un bartender, e lui tra l'altro lavorava negli anni d'oro, quindi 20 anni fa, allo Zanzibar, a Marina di Ravenna, che anni fa era la mecca dei bolognesi la domenica che andavano. Penso che ci andavo anche io. Facevano gli autobus da sì, 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 sì. Lui tra l'altro che era vicino alla Duna, forse? Sì, la Duna degli Orsi. Ah, ok, allora sì, mi ricordo bene. Flavio è sempre stato un giramondo, ha avuto un momento che è tornato in Italia e a Bologna e ha lavorato spalla a spalla con noi in tutti i corsi che facevamo per 3 anni. Ed è quello il momento in cui Flavio, che di formazione biologo, con dottorato, quindi che ha veramente una cultura di questo tipo, ha messo in piedi il corso di fermentazione. È rivolto sia ai bartender ma anche agli chef. E questa è stata una novità. Io mi ricordo che quando abbiamo lanciato questo corso abbiamo riempito 2 classi in 3 giorni. Quindi eravamo 2 classi da 30 persone riempite in 3 giorni. La ricerca poi è anche fatta in quelle che sono le nostre passioni, quindi Giovanni Ceccarelli per esempio ha ricercato tantissimo in tutto quello che è l'ambito scientifico legato al bar, che poi ha applicato su fare al massimo le preparazioni homemade. Infatti noi lanciammo il corso di homemade, quei 3 giorni non bastavano più, è diventato homemade di 4 giorni, quei 4 giorni non bastavano più, è diventato homemade 2, altri 4 giorni. Non bastavano più quegli 8 giorni, è nato Homemade Pro, un percorso di 6 mesi. Io stesso, il corso di miscelazione avanzata, a
cambiato tante volte faccia, drink, modalità per cercare di migliorarlo. Mettere anche al passo coi tempi. Esatto. Infatti c'è un'altra domanda che cambierà, ti vorrei fare adesso. E cambierà ancora. Fammi pure la domanda. Perché io, essendo anche la formazione, io mi occupo più che altro per io facevo anche il corso base, insegnavo anche nei corsi base, il corso, quello che si chiamava Mixology, mi piaceva molto, però poi con i miei impegni, anche con quello che gli obiettivi che aveva la scuola, voleva sfruttarmi di più sul flair, poi io facendo tanti corsi, alla fine poi anche per il tempo che avevo mi sono spostato sempre sul corso di flair e basta. Però comunque il mondo della formazione è una cosa che mi è sempre piaciuta, è una cosa che ho sempre seguito e mi interessa. La mia domanda è, tipo, quando ho iniziato io, ok, facevi il corso base, il corso di American Bar, in cui si facevano i classici, si vedevano tutte le tecniche di preparazione, si facevano i drink e si facevano anche i drink. Poi dopo c'era corso avanzato, corso flair, corso mixology e la scuola era strutturata in questo modo. A oggi, perché io vedo tante piccole realtà che magari mi contattano per chiedermi perché sta succedendo questa cosa, perché vedo ci sono tante scuole che mi contattano anche e mi dicono che stanno facendo meno corsi, ok? E quello che chiedo io, condizionatore, diciamo, sta esplodendo qualcosa, e no, è quello che mi, è quello, la mia riflessione è che quando ho iniziato io il bartender era in un certo modo, oggi il bartender è diverso da quando ho iniziato io nel 2010. Quindi anche le scuole di formazione devono trovare organizzare i corsi in modo diverso per riuscire a dare al bartender quello che cerca oggi. Perché quando io ho fatto il mio corso di American Bar, dove andavo? In discoteca. Grosso modo, parlo a grandi numeri. Un bartender che fa il corso oggi non è così scontato che vada in discoteca e si ritrova in un locale dove magari non si ritrova neanche a fare i classici, si ritrova già a fare cose che io a 20 anni non avrei mai saputo fare. Se tu a 20 anni, questa cosa l'ho detta 1000 volte, se tu però a me a 21 anni mi dicevi mi prepari un litro di Negroni già prediluito, dici che cosa vuol dire? Sì, sì. Capito? Sì, sicuramente i tempi e i contesti di lavoro sono cambiati, le discoteche sono meno rispetto a una volta, ora ci sono di più gli American Bar o addirittura, per fortuna, ci sono di più i locali che hanno un format specifico, quindi vai, sai che lì farai quel tipo di miscelazione. Non sei il primo che mi dice che l'affluenza ai corsi sta un po' calando, se ho ben capito anche sì, parte della tua domanda. E secondo me i motivi sono diversi. Cioè, perché io non la reputo tanto una cosa, guarda, la scuola non funziona più, più una cosa. Io più qualche grande. Risposta ce l'ho, quantomeno per me. La prima risposta che ti do è che oggi rispetto al passato ci sono tante conoscenze disponibili online. Quindi tu da un video su YouTube fatto bene puoi capire già tante cose, se sei intelligente. Che il flair tra l'altro è stata una delle prime cose che sono state fatte online. Io mi ricordo che... Sono partito con YouTube, perciò. Guarda, io mi ricordo che nei primi anni 2000 compravo i VHS da Bar Products. E quando vedevo Francesco Leoni, cioè, ci lasciavo gli occhi. Cioè. Hai comprato anche tu il DVD di Rodo? Di Rodrigo? Il VHS. Sì, io sono arrivato con i DVD, però sì, VHS Rodrigo. VHS. Tornando a oggi. Oggi hai tante conoscenze online, quindi YouTube, oppure apri un portale come quello che ho appena aperto io, drinking.me, è un'enciclopedia di drink. Quindi trovi tante informazioni. Poi un corso è un'altra cosa, eh? Un corso è un'altra cosa. Un altro motivo, e tante scuole non si sono ancora adeguate e non so se lo faranno mai, che adesso la formazione viaggia anche tanto online. E se una scuola non è pronta a questa proposta oggi, gli manca un pezzo. Poi l'altro motivo è che sono nate negli anni tantissime scuole, quindi la scuola che prima aveva il monopolio di quella città, ora si trova a essere non più da sola, ma con altre 1, 2, 3, 4 realtà, quindi per forza di cose la gente sceglie qual è la scuola migliore per lui, no? Da una serie di molteplici di fattori, il costo, da quanto mi è stato simpatico quella persona, da quanto è bello il sito, eccetera, eccetera. O da quanto è facile fare un acquisto. Tipo, noi siamo stati tra i primi a aver messo un carrello online per acquistare direttamente i corsi dal sito. Cioè, tuttora,
quando noi curiosiamo ancora, perché lo facciamo, no? Cosa fanno altre scuole? Devi chiamare, andare a fare un appuntamento in sede. Oggi da noi puoi comprare comodamente con carta di credito, PayPal, quello che vuoi, un corso, te lo puoi vedere online il minuto dopo, oppure lo puoi acquistare se vieni in aula da casa comodamente alle 3 di notte. Noi la mattina ci svegliamo, a volte gli acquisti alle 4 di mattina. Sì, ma perché questa è una cosa che io sostengo tanto, perché mi ci riconosco anche. Quando io ho iniziato a fare tanti corsi di Flair, a me i ragazzi su Instagram mi scrivevano alle 5, alle 4, alle 3, che era quando loro finivano di lavorare. Sì. Però poi è anche un bisogno che hanno le persone adesso, tipo, non lo so, io voglio una camera nuova qua, una telecamera nuova. Dico, mi serve, la voglio comprare. Trovo un problema nell'acquistarla, cioè non sono veloce nell'acquistarla. Magari tra un quarto d'ora mi sono detto, non la prendo più, capito? È uguale anche al corso. In quel momento lo vuoi, decidi, ok. Se però nel sito è facile comprarlo, lo prendo faccio. Se ci devo pensare, appuntamento cose varie, magari poi mi passa la voglia. E quindi c'è molta più competizione rispetto a una volta. Perché una volta tu cosa facevi se volevi un corso di questo tipo? O andavi a Bastia Umbra da Planet One, o andavi a Milano, o venivi a Bologna. Cioè, paradossalmente era più facile una volta. Oggi è più difficile emergere. E chiaramente stanno meglio le scuole un pochino più strutturate, che possono dire che hanno anni di esperienza, strutture di un certo tipo. Noi abbiamo 3 strutture a Bologna, per intenderci, per la Spedring Factory, solo. Abbiamo la scuola storica, dove tuttora abbiamo gli uffici, facciamo i corsi base, abbiamo il laboratorio, che è il luogo nato per i corsi per i professionisti. Il laboratorio è quello che vedo su YouTube? È quello dove fa i video Giovanni, per esempio, con tutti i barattoli di spezie dietro. Abbiamo un altro luogo, si chiama Cucinetta, dove abbiamo fatto il set foto e video per fare contenuti digitali. Tra l'altro io ho sempre creduto molto nell'avere una scuola vera, perché io un altro ricordo che ho delle prime scuole che visitai anni fa, erano tutte queste scuole di plastica improvvisate, no? Quindi tutti questi banchetti dell'IKEA, questi banchetti di acciaio segati per fare i rialzi, per versare. Io ho sempre cercato di avere acciaio, cose belle, cioè che una persona entrasse e provasse una percezione di professionale, non di improvvisato. Ti dicevo, comunque, secondo me tanti ragazzi oggi riescono a imparare anche attraverso altri sistemi, oppure hanno anche la fortuna di lavorare accanto a persone molto molto brave e di imparare molto rapidamente. Tra parentesi, per quanto riguarda i corsi online, il fattore che ci ha fatto fare questo passo, perché noi già ne stavamo parlando, ma c'era un po' di titubanza / non crederci. E io ero uno che non ci credeva tanto, sono sincero. Io sono un fautore dell'aula. È stato l'avvento del Covid, anche perché noi ci siamo trovati da un giorno all'altro col non poter più ospitare persone in aula. Io mi ricordo ancora quella sera in cui Conte fece il primo lockdown. 4 marzo. 10:30 di sera. Su in televisione, da domani tutto chiuso. 10:30 di sera, noi avevamo miscelazione avanzata il giorno dopo con 30 persone in aula. Io il giorno dopo avevo un volo perché dovevo fare un corso io a Barcellona. Io avevo metà delle persone che era già a Bologna. Quindi noi, mi ricordo che quella sera ci eravamo sentiti, ci eravamo divisi le chiamate da fare dicendo, ragazzi, domani non si può fare il corso. Ma come, sono già a Bologna, ho preso il treno da Bari stamattina. Guarda, non dipende da noi, è una normativa nazionale appena data. E da lì mi ricordo che abbiamo dovuto accelerare il fatto di fare questi corsi. Ne stavate già parlando però. Ne stavamo già parlando, però ribadisco, io ero forse il primo a non crederci troppo. Anch'io, non forse perché sono un mezzo boomer, però per fortuna che l'abbiamo fatto, perché abbiamo scoperto una fetta di mercato che acquista quel tipo di prodotto. O comunque abbiamo scoperto che il corso online è un complemento a un corso base. Cioè noi abbiamo per esempio un corso che si chiama American Bar XL, dura 3 settimane, non consecutive, fai 3 settimane da 4 giorni una volta al mese, e in affiancamento è tutto, hai dei moduli online che ti vengono dati volta per volta. Però quando parliamo di immersologia, tu hai anche il supporto online. Quando parliamo di drink, hai anche il supporto online. Quando parliamo dell'argomento X, hai il supporto online, e questa cosa fa tanto. Ma lo stesso corso Homemade Pro che ti dicevo prima,
è molto online, poi c'è anche una parte in aula, se scegli quella modalità, poi c'è anche completamente online. Quindi tanta gente compra anche online adesso, ma io te lo potrei dimostrare a numeri, perché a oggi rappresentano una parte importante del fatturato di Dream Factory. E tra l'altro, scusami se ti interrompo, sì. Da un lato i corsi online ti consentono di dare il meglio, perché io in aula posso avere il momento in cui non sono al 100%, sono un pochino più svogliato, per quanto per me la formazione è dare il massimo, perché tu mi stai pagando un servizio, io ho il dovere di darti il massimo, no? Però online lo posso fare ancora meglio, perché mi preparo la slide al pelo, la posso riregistrare se non mi è piaciuta, posso dirti tutto, tutto, tutto. È molto bello. E quello che ti volevo chiedere, che è una cosa su cui io anche mi sono interrogato tanto, io un mio corso online l'ho fatto e non è ancora disponibile, però devo trovare ancora un modo di metterlo disponibile, perché l'ho già tutto registrato. Una cosa che mi sono domandato tanto nel tempo, quando avete deciso di fare questo cambio, a livello monetario, cioè nel senso, non voglio sapere i numeri, però dico, coi prezzi sei rimasto uguale, come avete deciso di pesare il corso online e il corso in allora, presenza? Noi non abbiamo fatto un cambio nel senso che i corsi in aula non esistono più, eh? Noi abbiamo... Sì, sì, dico, però aggiungendo questa cosa, l'avete valutato con lo stesso valore, cioè costa uguale in presenza, costa uguale online? Costa meno online. Tanto un corso online ti permette anche di abbattere le spese di trasferta, perché miscelazione avanzata che costa 500 euro vuol dire che se arrivi da fuori Bologna ne spendi altri 500, viaggio, dormo, la sera cosa fai? Non esci, non vai a lavorare a trovare Beppe Doria e bere un po' di Fellini, come in altri locali molto belli che ci sono in città. E, no, noi abbiamo fatto una scelta che costassero meno, assolutamente. Però ripeto, oggi non torneremo più indietro, anzi, il futuro sarà che potenzieremo sempre di più questa area. Il prossimo corso sarà con la realtà virtuale? Probabilmente sì, cioè magari domani avrai la possibilità di metterti un casco. Ma c'è un gioco che aveva, aveva strutturato Tomek, non so se era stato Tomek, però Tomek era il testimonial, che adesso si vede anche che lo usano tanti streamer, in cui tu sei proprio a un bancone, certo. con la realtà virtuale lo fai. Io credo che arriverà, non domani, ma guarda anche l'intelligenza artificiale che passi sta facendo. Io credo che nel giro di pochi anni arriveremo a valutare questo. Purtroppo uno non fa in tempo adesso a pensare a qualcosa che l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale te l'hanno già superata, devi ricalibrare tutto. I tuoi piani. Noi sta succedendo per alcune cose, ma ben venga, voglio dire, è un vantaggio per tutti. E i corsi online sono in diretta o sono con video preregistrati? Allora, i primi che abbiamo fatto erano webinar in diretta. Ok. Tra l'altro arrivavano le domande in diretta e rispondevamo in diretta. Adesso sono registrati. Sono registrati e una persona li può vedere quando vuole. Abbiamo corsi sulla miscelazione, abbiamo corsi sulla preparazione on-mail, quello di Giovanni, abbiamo corsi di management. Tra l'altro un corso come quello di management si presta tantissimo a questa modalità, tantissimo. Eh sì, sicuramente. I corsi sulla miscelazione pure, però vuole anche dire che tu devi provartele quelle cose, perché questo è il loro limite da un certo punto di vista, nel senso che magari in un corso ti spiego 30 drink, io te li posso raccontare, però tu dovresti provarteli veramente. Però sono pensati per il professionista che va al lavoro e solo prova veramente quel drink, ok? Quindi io vedo un po' questa cosa qua. Vedo anche che alcune scuole sono rimaste indietro, nelle strutture, nei programmi. Io ogni tanto mi capita di guardare i programmi delle altre scuole, perché ripeto, noi continuiamo a fare analisi comparative con altre. E ci sono ancora diciture nel programma di roba che già 20 anni fa era vecchia. È la stessa cosa che mi dico io, faccio un esempio per dire proprio che la penso uguale a te, che mi ricordo che guardo il programma e nel programma c'è ancora Store & Poor con tutti i nastri, col codice colore. Dico, questo sì, è figo, anche a me serviva tanto, però non si usa tanto più questo, non serve no, più. No, quello era TJ Friday, anni 90, è un retaggio che ci portiamo dietro arancione, oggi. Verde, bianco, sì, capito? Sì.
I brividi adesso a dirlo, perché mi piace. Sì. Comunque il modo della miscelazione dei corsi è cambiato e le aziende devono evolversi, devono cercare di fare il meglio e non possono sottovalutare, secondo me, i prodotti digitali. E ti ripeto, io sono uno di quelli che primo a non essere convinto al 100% e che se può va in aula, perché l'aula è magica, l'aula è un'esperienza, no? Io sono un appassionato di barbecue. Io sono andato anche a vedere dei corsi in presenza a un certo punto, perché volevo vedere come maneggiava la carne, volevo chiedergli delle domande in particolare. L'aula è magica, però l'online è molto comodo e può essere molto molto funzionale. Un'altra cosa di cui volevo parlare con te, che mi piace molto, che mi piace molto e che ho sempre notato di Drink Factory, è la brand identity e la presenza anche proprio sul digitale, sull'online. Nel senso che anche tipo il logo di Drink Factory in tutte le altre cose è sempre riportato quello magari con colori diversi, in chiave diversa. Sì. Tipo, io mi ricordo quando decisi di fare il podcast all'inizio, mi ero messo a cercare, dico, ci sono dei podcast su Mondo del Bar, perché io li ascoltavo tanto. E quello che avevo trovato era About the Bar di Giovanni Ceccarelli e il logo riporta sempre a quello. Tanto ti faccio notare una cosa di quel logo lì. Allora, in principio il logo di Drink Factory era una scritta Drink Factory con un carattere che strizzava l'occhio a un Comic Sans, ok? Quando siamo diventati un pochino più maturi, intorno al 2007-2008, Roberto, ragazzo che ti raccontavo prima, ha ridisegnato questo logo in chiave più seria, sempre con un carattere corsivo molto bello. E poi noi, pochi anni fa, perché purtroppo Roberto non c'è più, e ci siamo affidati a un altro grafico che lui stesso ci consigliò, abbiamo modificato il logo e istituito una sorta di, come viene la parola, di mondo con le gocce. Infatti il logo Drink Factory è Drink Factory, dove c'è una gocciolina che scende. Infatti il logo di Drink Factory senza la scritta è la goccia. Anche Giovanni ha un logo della goccia e ti faccio notare che c'è una puntina arancione, che è l'arancione di Drink Factory. Ok. E non è a caso. Poi il logo di Giovanni ha anche diversi significati. È una G e una C, è un mirino, perché tu osservi le cose nel loro cuore quando le analizzi per davvero. E anche il logo di Drinking Me, quindi il progetto che ti stavo raccontando prima. Infatti, perché ho visto quello, ti dico che è poi una dopo. Goccia, è una goccia viola che diventa blu, perché viola è un colore un pochino più creativo, blu è un colore un po' più classico, quindi c'è questa transizione. Qui noi abbiamo questo mondo fatto da gocce, no? Che fanno tutte capo a quello che viviamo. E, per me l'immagine è sempre stata molto importante. E penso che sia anche una delle chiavi che ci ha fatto avere successo in quegli anni. Fermo lì, ho un'occasione che non ti puoi perdere. So che hai bisogno di questo. Conosci Restored? Restored è una piattaforma con oltre 972 locali in giro per tutta Italia che offre lavoro ai bartender e a chi fa parte del mondo dell'oreca. Ma i vantaggi non finiscono qua. Con la sua mappa interattiva, Restored ti dà la possibilità di salvare le tue ricerche nei tuoi locali preferiti e in questo modo non perdere mai un'occasione. Su questa piattaforma, creando il tuo profilo personalizzato, renderai il tuo curriculum sempre più accattivante e interessante per i datori di lavoro che su Restored cercano dipendenti. Cosa che avrei dovuto dire all'inizio. Restored si impegna a migliorare il benessere e la trasparenza all'interno del mondo della ristorazione, offrendo informazioni chiare su posizione lavorativa, stipendio netto e tipo di contratto. Visita www.restored.it per iniziare la tua avventura nel mondo dell'hospitality e della mixology, guidato da etica e trasparenza. Ti dicevo, per me l'impatto estetico ha sempre avuto un grandissimo peso. Mi ricordo quando all'inizio confrontavo i siti delle altre scuole, erano tutti siti neri, brutti, che strizzavano l'occhio quel mondo lì. Il mio sito era arancione, colorato, graficamente piacevole. E io credo che questo abbia influito nella percezione di uno che si avvicinava alla mia scuola, perché vedeva qualcosa di molto curato, no? Quindi io volevo trasmetterti il fatto che
se era curato questo aspetto, probabilmente era curato anche il corso per cui avrei investito qualcosa. E tuttora per me la parte estetica è molto molto importante, con tantissimo contenuto però, cioè spero di... Quello di cui volevo farti parlare è del fatto che c'è tanta presenza online e ci sono tanti contenuti, capito? È una scelta, nel senso che noi condividendo dei contenuti online... Già dai tempi di Facebook, adesso io qui ci ho aperto Instagram, sì, però sì, mi ricordo, sì. Già ai tempi di Facebook era già un punto di riferimento i vari gruppi e cose varie. Sì, 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 noi vogliamo, però in particolare con dei contenuti che rilasciamo, vogliamo farti capire che c'è tanto altro dietro, quindi se vieni a fare un corso probabilmente hai molto di più. E anche qui Giovanni è stato molto bravo, perché Giovanni è focus su cocktail engineering, ok? Sì. All'interno di Dream Factory. Lui è stato per tanto tempo, tuttora, il frontman di tutto quello che facciamo. E tra l'altro proprio Cocktail Engineering ha un grande seguito su YouTube. Infatti sì. È uno dei social che io spingo di più a fare. Quando mi chiedono, perché spesso dei bartender mi chiedono come fare per avere una presenza online e cose varie, e YouTube è molto sottovalutata, invece secondo me è una delle piattaforme dove ne vale la pena spingere di più. È una bellissima piattaforma e Giovanni stesso lo può dimostrare col lavoro che ha fatto. E, tra parentesi, a questo proposito, l'idea di Drinking Me, quindi questo portale digitale, nasce anche dal volermi rimettere io in prima persona, perché noi tra giugno e luglio, apriremo il canale YouTube di Drinking Me, dove ci rimetto la faccia, perché mi sono reso conto che la generazione nuova sa il mio nome, ma non sa chi sono. Una settimana fa ero a fare la giuria della Tio Pepe Sherry Competition per Honesty Group. Ero in giuria, a un certo punto faccio tutta la gara, assaggio i miei drink, io sto in silenzio. E a un certo punto arriva un corsista: ma sei tu Federico? Sì, sono io. Oh, il tuo libro, non so che faccia avevi. Quindi Drinking Me nasce sia per la voglia di rimettermi in prima linea, sia per rimettersi un pochino la faccia, no? E quindi per questo motivo ho creato questo portale, che è gratuito, disponibile a tutti, dove puoi trovare ricette di classici contemporanei, alcune preparazioni made, dove poi le preparazioni sono quelle che facciamo nei corsi e che comunque arrivano da Giovanni. Puoi trovare diverse recensioni di libri di settore. E poi c'è un quaderno che ti segue, nel senso che tu guardi una ricetta, hai questa barra che è il quaderno dove puoi prendere note, ribilanciare la ricetta. E è uno strumento sul quale puntiamo molto, uno strumento di divulgazione insomma, molto importante per noi, a cui credo molto, che è stata oltre 2 anni di lavoro. Poi l'abbiamo sempre un po' rimandato perché abbiamo avuto... prima dei problemi con chi lo stava programmando il sito, abbiamo dovuto cambiare fornitore a un certo punto e poi abbiamo avuto... Tutte le persone che conosco hanno sempre avuto problemi con chi gli faceva il sito. Diciamo che devi trovare anche lì la squadra giusta. Poi più il progetto è ambizioso, più ci vuole gente brava. Drinking Me è un progetto molto, molto ambizioso. E poi abbiamo insomma, dovuto anche dare la precedenza alla vita quotidiana di Dream Factory, no? Quindi io, insomma, sfrutto anche questa intervista che mi fai per promuovere questo mio portale, certo. Perché è veramente una risorsa gratuita per tutti. Poi vorrei parlarti un'altra cosa, no? Perché Drink Factory è sempre vista come corsi di formazione. Noi negli anni siamo cresciuti molto e una cosa sulla quale puntiamo molto e lavoriamo sempre di più sono i servizi di consulenza per le aziende. Infatti ogni volta che io e te ci siamo sentiti non mi hai mai detto che devo fare un corso, mi hai sempre detto che devo fare una consulenza, perciò... Sì, le consulenze possono essere servizi piccoli, quindi tu hai il bar, vuoi che ti facciamo una carta drink, oppure vuoi che analizziamo quello che va o non va, ci mettiamo un attimo lo zampino, devi fare un'apertura nuova, vediamo insieme tutto quello che vuol dire, facciamo uno studio di fattibilità, facciamo
un progetto economico, proviamo a capire qual è il tuo format, la tua proposta, ne vediamo gli aspetti. Ti faccio anche arrivare al punto di dire no, non me la sento, perché è il mio diritto, il mio dovere, non diritto. E queste cose sono cose che facciamo sempre di più. E in particolare negli ultimi anni sono entrate anche delle consulenze molto grandi, con dei clienti che alcuni non li posso nominare per accordi, sia in termini di ricerca e sviluppo, quindi per alcune aziende abbiamo fatto proprio tanti prodotti, ma anche in termini di consulenza beverage. Ad esempio noi è da qualche mese che siamo consulenti per il gruppo di Flavio Briatore, quindi Magesta è una holding a cui fanno capo per esempio Twiga, Crazy Pizza, e noi stiamo curando insieme al loro manager tutto l'aspetto relativo al beverage, alla formazione e quant'altro. E questo per me è un risultato incredibile. Tra parentesi, uno in Italia pensa a Twiga, pensa al Twiga di Forte dei Marmi. In realtà Twiga è una potenza in tutto il mondo. Monte Carlo, Londra, stanno aprendo tanti venue in Middle East. Idem Crazy Pizza. Crazy Pizza è una struttura che a me piace molto, come è organizzata e come funziona all'interno, soprattutto all'interno per i dipendenti. Cioè è una di quelle perché strutture che tu inizi da runner, sì, e poi diventare anche general manager. Questa è la struttura che hanno tutti quei gruppi come Twiga, quando lavori in quelle compagnie, no? Perché se, è vero, è una cosa giusta, quando io parlo con i manager all'interno di quei locali, è gente che faceva il cameriere e che ha fatto strada. Abbiamo da poco inaugurato la drink list per Crazy Pizza. Se tu vai su Google e cerchi Crazy Pizza Cocktail Drink Factory, saltiamo fuori, no? Cercando di perseguire il loro format, quindi drink molto, molto colorati, molto simpatici, in linea con quello che è la loro proposta, ok? Loro non fanno miscelazione classica, non avrebbe alcun senso. E a noi piace molto fare questi lavori, perché ci mettono veramente alla prova. È un grande onore lavorare con questi grandi gruppi. Bisogna anche, di questo mi sono trovato a parlarne spesso con i ragazzi che si occupano di catering, sia con i ragazzi della Quality qua di Bergamo che anche con Andrea Cason di Verona, sì, sì, che mi fa a volte, cioè che si può tramutare la cosa, che tipo quando ti ritrovi alcune certe richieste dai clienti, che tipo mi serve un drink che sia blu poi diventa verde, tipo io una volta ho fatto un'esibizione per un marchio che metteva sul mercato una nuova crema solare che era glitterata, e quindi mi hanno chiesto a me dei drink glitterati. Quindi anche nel fare consulenze sei anche tu che devi adattarti a quello che poi è la richiesta dei vari imprenditori. Chiaro. Tra l'altro lì devo, per questo lavoro devo ringraziare Daniele Giovinazzo, che è il manager global di tutto il mondo di Magesta per quanto riguarda il beverage, che ha creduto nel nostro lavoro. Ci seguiva da prima, ci ha contattato, mi ha conosciuto, e da lì è nata questa collaborazione. A me quello che fa arrabbiare delle consulenze, soprattutto per i piccoli, è che quando ci contattano e ci chiedono appunto un servizio di consulenza perché devono aprire il bar, io gli chiedo tra le prime domande: ma quando devi aprire? Ah, tra un mese. No, non funziona così. Un bar è un progetto, mi getto in avanti il pensiero. Cioè, o sei un grandissimo professionista, hai tantissima esperienza, apri tra un mese, ma se parti da zero e hai pochissima esperienza, ti fai molto male se apri tra un mese. Perché aprire un bar vuol dire fare i conti prima di tutto. Cioè, non ragionare con le emozioni, ma con una calcolatrice in mano, con un bravo commercialista. E poi da lì devi declinare la tua idea in un format identitario, deciso, e poi viene tutta la parte concreta di drink, ospitalità e quant'altro. E io sorrido sempre quando mi chiamano: quando apri? Tra un mese, tra due mesi. Ho preso le mura del locale, devo aprire, devo rientrare dell'investimento subito, ma non funziona così. Sì, questo, che rientrare dell'investimento subito, mi immagino già la scena al telefono, e butti giù il telefono. No, a volte proviamo anche a mettere delle pezze, come si suol dire, però non si ragiona così. Cioè, un bar va progettato per tempo in tutti i suoi aspetti, e in primis devi guardare i conti, perché il bar è un'impresa, è un'azienda. Devi pagare i fornitori, devi pagare i dipendenti, e se tu sei un imprenditore non lo fai perché ti diverti, lo fai perché devi avere anche un ritorno economico.
E magari da lì reinvestire ancora in altri progetti. E questa cosa delle consulenze penso che è arrivata col tempo? Che sono arrivate da sole, non sono stata una cosa cercata? Allora, è arrivata col tempo e in modo sempre più frequente. Forse perché diventati più maturi noi, forse la gente ci identificava con anche con questo tipo di servizi. Poi all'interno del nostro sito noi parliamo di più di questo aspetto. Però ripeto, la cosa bella, affascinante per me adesso è lavorare anche con i grandi gruppi, con Magesta di Flavio Briatore, piuttosto che altre che, ripeto, ho degli accordi che non... Sì, sì, una consulenza bianca è quando tu fai un lavoro ma non puoi dire che l'hai fatto tu. Quindi ho due o tre gruppi grossi, che non posso dire i nomi, diciamo. Ma è capitato anche a me di flair bartender che mi hanno chiesto di fare il corso, però non dire che hanno fatto il corso, perciò... Sì, chiaro, chiaro. E poi l'ultimo progetto arrivato è la distilleria, nel senso che la distilleria è stata una cosa fortemente voluta da Giovanni. Devi sapere che noi tra i corsi che abbiamo c'è un corso che si chiama Liquori Amari Bitter, dove ti insegniamo a creare questi tipi di prodotti, no? È successo che una volta un gruppo di ragazzi ha acquistato questo corso e poi ci hanno dato un feedback: con le vostre ricette, col vostro modo di fare abbiamo aperto una distilleria e i prodotti funzionano. E da lì a Giovanni gli si deve essere piantato un seme in testa, come per dire, lo faccio anch'io. Poi probabilmente lui voleva anche qualcosa di fisico da poter vendere o ce l'aveva già in testa questa idea. E da lì pian pianino abbiamo formato una società, io, lui e suo fratello, e ci chiamiamo Distillering, ok? C'è sempre un'altra goccia, tornando al discorso di prima. Abbiamo preso un capannone a Bologna e siamo la prima distilleria urbana della città. Perché magari qualcuno ha la sede a Bologna, ma si fa produrre da un'altra distilleria che non è a Bologna. Noi siamo fisicamente a Bologna. E quello che facciamo è mettere la nostra esperienza nel creare prodotti. In questa fase produciamo conto terzi, quindi vuol dire che tu vuoi il tuo prodotto, te lo realizziamo, piuttosto che poi scegliere una gamma di prodotti che già abbiamo. Però non siamo ancora nella fase, che probabilmente attiveremo più avanti, ma non è ancora il momento, di avere dei prodotti a marchio nostro, perché un prodotto a marchio tuo vuol dire che poi devi promuoverli, quindi vuol dire un sito, una comunicazione dedicata, una persona che si ricomincia da capo con tutto. Quindi in questa fase noi abbiamo, insomma, abbiamo lavoro conto terzi e siamo appena partiti, abbiamo già diverse commesse. Tra parentesi, un altro motivo che ci ha spinto la distilleria è il fatto che abbiamo messo a punto noi la ricetta del Ginger Falernum di Edoardo Nono, quella viene da noi. Cioè, allora, il prodotto già esisteva. Edoardo ci ha contattato per migliorarlo. Abbiamo trovato delle quadre giuste, il prodotto è stato migliorato a sua stessa detta e anche questo motivo ci ha portato alla distilleria, no? E noi siamo molto carichi perché è una nuova sfida, no? E se sei un entusiasta con le nuove sfide ti piace correre. E poi un'altra cosa che mi vanto un pochino, no? Noi siamo in questo mondo da 20 anni, conosciamo questo mondo, quindi abbiamo la percezione di sapere se un prodotto può funzionare, può non funzionare, se è molto buono ma è troppo particolare, non funzionerà mai, perché a volte noi facciamo delle cose molto particolari, che buone, però il cliente medio non la beve quella roba, no? Su questo ti volevo proprio chiedere questo una cosa. Questo anche per i drink. Su questo ti volevo proprio chiedere una cosa, non perdere il filo di quello che mi stavi dicendo, che della moda che adesso c'è, adesso che se ne sente parlare tanto, che però a mia vista è più una moda per noi addetti ai lavori, quella dei vari tequila e mezcal, che sono prodotti che sono super apprezzati, però la percezione che ho io è che sono apprezzati da noi del mestiere, che non c'è una vera e propria... cioè, nel senso che il tequila non sostituirà la vodka, tequila non sostituirà il gin. Allora, mi sembra di più una cosa di noi appassionati che apprezziamo un certo tipo di prodotto. Allora, guarda, per quello che vedo io, anche girando all'estero col lavoro che sto facendo, che ti raccontavo poco fa,
penso che il mezcal è molto un prodotto di moda, di cui a noi bartender piace vantarci. Ho usato il mezcal. Poi al cliente medio... vedi. Tequila invece io ne vedo usare tanta. Anzi, secondo me il tequila è il nuovo gin, passami il termine. E tequila piace. E secondo me è un prodotto che tornerà, tanto tutto torna in modo ciclico, ok? Però vi sono dei prodotti particolari che sì, consideriamo solo noi. Per me è un prodotto che meriterebbe molta più attenzione lo sherry invece, per esempio, perché è un prodotto facile da miscelare, è un prodotto con una gradazione alcolica bassa, quindi può creare drink low alcohol, che adesso sono un po' una moda. Cosa ne pensi di questo? È una delle domande che ti avrei fatto. Tu come la vedi questa cosa dei drink a bassa gradazione alcolica? Io sono pro, ma per diversi motivi. Perché un drink low alcol, allora, per me un drink low alcol è un drink che ha una gradazione media intorno ai 6-7 gradi, ok? Massimo 8. Questa poi è la mia suddivisione mentale, non ci sono disciplinari in materia. È un drink che tutti possono apprezzare. Ad esempio, mia moglie, che non è un amante del bere super alcolici, e per la quale un gin tonic, anzi, un drink dolce di quel tipo, un Floradora, sarebbe già troppo. Un drink low alcol, dolcino, con 6-7 gradi, va giù bene. Se lo guarda anche lei. Un drink low alcol mi permette di berne di più. Quindi io magari... bevendo un drink a 6 gradi me ne bevo 2-3 tranquillamente senza sballarmi, no? Mi bevo 2 cocktail martini, ho finito la serata e ho mal di testa il giorno dopo. Ogni riferimento è puramente casuale, perché abbiamo fatto l'addio al celibato di Prince l'altro giorno e insomma, quando ci hanno eravamo tutti a Dream Factory, quando ci hanno riconosciuto in questo bar ci hanno fatto arrivare un po' al mondo. Quindi io sono assolutamente pro a questo tipo di bevuta. Io la vedo nel modo, ripeto sempre le stesse cose, io però mi interessava dirtelo a te. Io la vedo anche nel modo che questa cosa dei drink a bassa gradazione alcolica mette il bartender, perché io tipo penso a me bartender, quando facevo una ricerca per fare drink magari miei o comunque trovare dei vari drink, la ricerca la facevo nei prodotti alcolici. Questa cosa dei drink a bassa gradazione alcolica ti spinge a cercare sapori, colori, sì, e cose varie da altre cose, non da prodotti alcolici. Sì, tra l'altro con me espongi un argomento a me caro, perché all'interno della ricerca, dei corsi che faccio io mi occupo proprio di questo. Io mi occupo di prodotti, abbinamenti e col mio stile che è la semplicità. Per me un drink è 3-4 ingredienti, deve essere replicabile, non devo far pesare al cliente che magari dietro c'è una preparazione complessissima. Magari ho una preparazione con le fragole di... però sul menù scrivo fragole, non ti scrivere fragole con fermentazione alcolica, messe in osmosi, poi in evaporatore a rotante. No, fragole. Poi tu perciperai quella fragola al massimo. Io questo, per esempio, quello che ho provato la prima volta che bevi al 69 con le Brocro, Tony Conigliaro, Londra, c'era un drink con la pesca era messa in menù come peach, quel drink era una specie di Gin Collins con la pesca, una cosa del genere, aveva un sapore di pesca eccezionale, io ho detto ai lavori, capivo che dietro quella pesca c'era chissà quale lavorazione per tirar fuori quel sapore fantastico. Il cliente medio no, ha sentito solo una pesca eccezionale, ma tu non devi far pesare al cliente questo aspetto. Sono sì, questo è un altro discorso che viene fuori spesso, del fatto che per quanto possiamo trovare o fare preparazioni difficili, al cliente noi non dobbiamo farlo sentire uno stupido, quindi deve essere fruibile comunque, dico, a tutti. Per fortuna questa cosa secondo me è abbastanza assodata, cioè non è più una novità, una volta... volevamo stupirci tra di noi, no? Adesso meno. Poi ogni tanto leggi ancora le carte complesse per i bartender che al cliente non gli interessa. Tipo per me una persona, parlavo con Prince prima,
venendo su Beppe Doria, che è stato tuo ospite, o sarà, non so quando andrà in onda questa registrazione, e ha fatto un locale incredibile, ha fatto un locale alla portata di tutti, ha fatto un locale che ha una grande bellezza, cioè il fatto che io posso andare lì anche da solo. Cioè se io vado in un cocktail bar di un certo tipo, da solo, potrei annoiarmi. Magari mi accolgono benissimo, mi danno il menù, mi danno l'acqua aromatizzata, però sono il mio tavolino, da solo. Beppe ha creato un clima incredibile e i drink sono di una semplicità e di una bontà disarmante. E lui ha vinto. Infatti in questo momento Beppe sta vivendo un momento d'oro in cui è voluto da tutti. Poi ha un grande carisma, però Beppe è una persona incredibile. Sì, ho avuto il piacere di conoscerlo. Ed ha creato una miscelazione che rispecchia molto i miei cani. Cioè io quando sono andato la prima volta ho detto, oh, così. Poi è uno street bar, eh? Se fosse un barman, il barman di un hotel di un certo tipo non andrebbe bene, ok? E detto questo, stavamo nel parlare di locali, no? E parlando anche di consulenze, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente, il fatto di riuscire a creare un personale che sia coeso tra di loro, riuscire a far andare d'accordo le persone, riuscire a far capire anche, tipo tu nel fare una consulenza, magari non so se ti ritrovi magari anche a fare una consulenza per quanto riguarda la gestione del personale. Sì. In questo modo come riesci a far capire come gestire le persone? Servono delle regole chiare fin da subito, cioè servirebbe che ogni locale avesse il suo manuale, la sua policy, che va a determinare quelli che sono alcuni comportamenti. Io riscrivo i manuali, quando lavoro nei posti riscrivo i manuali. Sarebbe da fare. Questo non vuol dire che non ci sono i momenti di tensione, non ti mordi la lingua perché magari con qualche tuo collega è successo qualcosa, però vuol dire che dovresti rispettare quella policy e insomma cercare di andare tutti nella stessa strada. Però è un tasto molto difficile, poi insomma dipende anche poi dalle persone che compongono quello staff. Però sicuramente se la proposta è chiara, se la politica per politica intendo comportamento, è chiara, insomma, c'è già una base in questo senso. Ok. E un'altra cosa, nella tua crescita professionale hai vissuto in un momento in cui intorno al tipo metà del dopo il tipo 2012-13, quegli anni lì, in cui c'è stato un grande cambiamento nel mondo della mixology, della miscelazione, nel senso che sono arrivati mille attrezzature nuove, sono arrivati nuovi modi di lavorare, si è iniziato a guardare il ghiaccio, si è iniziato a fare un sacco di cose. Quel momento lì come l'avete vissuto voi? Col corso di miscelazione avanzata, quello che dicevo prima, no? Il corso di miscelazione avanzata è stata l'occasione per noi di approfondire per primi e portare in un corso, in un modo strutturato, l'importanza del ghiaccio. Dirti che differenza c'è nell'utilizzo tra uno shaker continentale, un Boston, un Parisienne, piuttosto che perché utilizzare un jigger o perché utilizzare un metal pourer, piuttosto perché applicare una tecnica piuttosto che un'altra, cosa serve la dry shake piuttosto che la reverse dry shake. Quindi è stata per noi un'occasione per approfondire e spiegare tutti questi tecnicismi, queste attrezzature. Io ho speso una valanga in jigger, che adesso ne uso uno. adesso, poi li ho rotti perché io ci aprivo le bottigliette di soda, mi rimaneva sempre l'altro cono ho smesso. No, per noi è stata una cosa bellissima quella. Sì, sì. E questo è tutto anche il risultato, come ti dicevo prima, di Jerry Thomas, che ha preso una miscelazione americana che già c'era e l'ha portata in Italia per primo, con consapevolezza però. E secondo te come mai i bartender italiani all'estero hanno così tanto successo? Guardando classifiche, cose varie, super conosciute, come mai, mai ci sono sempre in mezzo gli italiani? Beh, dico una frase fatta, luogo comune, perché noi abbiamo l'ospitalità nel sangue. Quindi se sappiamo abbinare il nostro palato a un tecnicismo, all'ospitalità che abbiamo nel DNA, abbiamo vinto. Il personale italiano all'estero è super richiesto. Una persona che per esempio ha fatto i nostri corsi ora ai massimi livelli è Giorgio Bargiani, per esempio. E Giorgio venne a fare quel corso di miscelazione avanzata.
Giorgio viene a fare altre cose. Giorgio fece anche il corso di caffetteria con noi. Io ho delle foto che fa lo scemo con due tazze messe così, con accanto Chiara Bergonzi, se sai chi è, la regina della latte art. Poi Giorgio è partito per Londra e ha unito il suo carisma, la sua bravura ed è diventato Giorgio Bargiani che lancia i martini al Connaught da 2 metri, ok? Parliamo proprio di questa cosa qua, perché mi ricordo, questo è un discorso che... Dei martini. Allora, dei martini io, quella cosa lì, io tutto quello che è spettacolo, intrattenimento, a me, io sono super interessato e mi piace. No, quello di cui volevo parlare, tornando proprio alle persone, che è una cosa che mi aveva raccontato anche Giacomo Diamante, del fatto che sono passate veramente tante persone da Drink Factory che poi hanno plasmato quello che è il mondo della miscelazione oggi nei loro vari settori. Quindi aver fatto parte di comunque il percorso di certi personaggi, com'è? È piacevole. Io però ti dico anche che non sono una persona che si compiace davanti allo specchio. Cioè io se mi guardo allo specchio la mattina dico, bene, abbiamo fatto questo, cosa facciamo adesso? Come mi complico la vita oggi? Però è sicuramente piacevole perché... Sì, sicuramente tante persone che lavorano in bei contesti o che ci hanno ringraziato ci sono, però è anche merito loro. Cioè noi abbiamo messo quel semino. Sì, sì, infatti ho detto aver fatto parte della... Diciamo che una cosa molto bella che provo magari è quando tu formi qualcuno e qualcuno diventa più bravo di te che l'hai formato, quello è un grande vanto. Quella è una cosa molto bella dell'insegnamento, perché... Alcune persone diventano più brave di te. Poi arrivi a un certo punto con ognuno la sua specificità, cioè non è che puoi fare tutto a 360 gradi. E, niente, ti avevo chiesto proprio prima quella cosa, poi abbiamo parlato di altri. Invece del discorso magari catering, aprire locali, cose varie, non ti è mai venuto come pensiero? Allora, noi bar catering li facciamo, okay. Però rappresentano per noi un'attività collaterale. Cioè se ce la chiedono... Passiamo un preventivo, lo facciamo, però non andiamo a cercarli. Però ti posso dire che noi, per esempio, abbiamo diversi clienti da diversi anni. Noi lavoriamo molto con Bologna Fiere, lavoriamo molto con qualche azienda che storicamente ci chiama a fare il servizio bar all'interno di fiere come Cersaie, che è molto famosa. E io ho fatto ceramica alle superiori, perciò. Ok, piuttosto che se ce lo chiedono andiamo a fare il 18° compleanno, piuttosto che... Lo facciamo, però diciamo che non lo cerchiamo più di tanto, anche perché sai bene che fare un bar catering è impegnativo, no? Anche sì, qui sì, a sì. Me fa sempre arrabbiare quando uno ti chiede un servizio che dura 3 ore, tu gli cuoti un preventivo, ma sono 3 ore, no, sono 3 giorni, e l'organizzazione, la preparazione, e il facchinaggio, e che mandi qualcuno che finirà alle 4 di mattina, cioè... E non è semplice farlo capire. Infatti è per quello che ti dico non li cerco più di tanto. Okay. E l'altra cosa che mi hai chiesto invece era... Dell'aprirsi un locale. O se l'avete fatto, però io non lo so. No. Allora, è un pensiero che più volte mi ha sfiorato, anche perché io sono uno di quelli che quando vedo un posto sfitto si immagina... Lo arredi già nella tua testa. Nella mia testa già arredato. Sì, hai detto bene. Diciamo che non ce n'è stato il tempo e poi c'è anche un'altra grande paura, cioè il fatto che se non sei bravo a delegare ti assorba e io voglio avere la mia vita, nel senso che io lavoro dal lunedì al venerdì, lavoro i weekend se c'è un'emergenza, se necessario, perché io sono un imprenditore, quindi se c'è da fare 2 ore in più le faccio, però io la sera voglio tornare a casa da moglie, bimbi, weekend voglio vedere i miei amici. Ovvero il mio tempo, questo è molto importante. Quindi personalmente la mia paura sarebbe quella di passarci tanto tempo dentro. Che prenderebbe troppo tempo. Però bisogna, ti ripeto, secondo me, se oggi apro un locale, e prima o poi succederà probabilmente, non ci devo lavorare dentro. O devo avere un occhio di supervisione o delegare a uno come Prince, che è svizzero, che lui è sergente di ferro di Full Metal Jacket, che è un poster giorno, l'avete visto? Esatto, è uno che va a controllare tutto, che fa rispettare gli standard, che fa sì che il locale funzioni. Sì, perché vedendo un brand come Drink Factory,
quello che mi viene da pensare subito è lato consulenze, lato corsi, e mi viene da pensare anche subito al locale, capito? Com'è? Che il locale potrebbe essere una base, capito? Nel senso del... No, forse lo sarà, però ti ripeto, forse un giorno arriverà quel momento e lo cavalcheremo. Però anche il locale in questo caso, aprendo, sarebbe un locale che avrebbe sicuramente tante aspettative e tante pressioni. Sì, però... Facendo parte di questo brand. Sì, però ti assicuro che per come siamo fatti noi lo vivremo in cioè noi siamo molto sereni su quello che facciamo, no? Io anni fa, quando facevo i primi corsi di miscelazione avanzata, ero più ansioso. Guardavo prima le liste, viene questo, lavora al Dry a Milano, viene questo, lavora, è venuto da Londra. Cioè, adesso no, adesso facciamo un corso con molta più consapevolezza. E ti assicuro che avremmo lo stesso spirito anche se avessimo un locale, anche perché tu trasmetti sicurezza in questo modo, no? Poi ripeto, adesso i progetti sono altri. In primis questo della distilleria, per esempio. Cosa vorresti che diventasse questa distilleria? Beh, noi vorremmo, parlo anche a nome degli altri che non sono qua con me, vorremmo che diventasse un grosso punto di riferimento. Vorremmo che una persona si rivolgesse a noi per creare un distillato piuttosto che un liquore, un amaro, con una grandissima qualità, sfruttando tutto quello che è il nostro know-how. Tra l'altro noi abbiamo comprato le attrezzature abbastanza tecnologiche, non so, abbiamo un distillatore tutto elettronico, abbiamo un evaporatore rotante gigantesco, tu immagina Giovanni che maneggia questo evaporatore. Noi siamo stati i primi, tra l'altro, in Italia con Giovanni a fare un corso dove insegnavamo l'uso dell'evaporatore rotante. Okay? Noi vorremmo che la gente sapesse che abbiamo una certa tecnologia che possiamo sfruttare su un prodotto artigianale, quindi che possiamo fare il tuo spirito unico con una certa consapevolezza. Okay? Vorremmo che qualcuno si potesse affidare a noi con serenità. Questo vorremmo. Cioè, nel senso, ti capisco benissimo, perché mi immagino una persona che ha un'idea di voler fare qualcosa, però non sa come si fa, e quindi si affida a voi e dice: vorrei questo che sia così. In quel modo, cioè, voi potete indirizzarlo. Le distillerie, le micro distillerie in Italia sono diverse e stanno nascendo sempre di più. È un fenomeno quello delle micro distillerie. Noi cosa abbiamo in più degli altri? O come altri, perché, per carità. Siamo stati bartender, siamo nel mondo della formazione da tanti anni e forse abbiamo un occhio in più, ok? Quindi, poi, come ti dicevo prima, Giovanni ha un occhio super tecnico, io ho un occhio anche molto estetico, quindi magari ti posso curare tutto quello che riguarda il packaging e quant'altro. Il fratello di Giovanni è un agronomo che lavora per una grossa azienda alimentare, quindi ha un know-how sulle materie prime importantissime, e che ci sta aiutando molto a sviluppare alcuni processi di produzione. A noi piacerebbe che fossimo riconosciuti come tra i top player delle micro distillerie, passami il termine. Visto che mi hai detto questa cosa del lato estetico, ti faccio un'altra domanda sul trend di oggi. Questa cosa del drink pulito, super trasparente, bicchiere senza tagli, cubo di ghiaccio, questa moda di adesso a te piace? Cioè, tipo, per dirti, questo bicchiere qua che adesso è già, non va già più bene per il trend di oggi. A me piace. Poi non ti nascondo che non ci sto a troppo pensare con un drink davanti. Ti parlo da cliente. Io vado al bar per star sereno. Quindi non è che ci guardo più di tanto. So il tecnicismo che c'è dietro, perché c'è quel cubo. Cioè, ti piace, però non ti occupa tanto il pensiero? No. Poi so benissimo che c'è quello che ti prende sul cubo e ti fa... L'altro giorno parlavo con Davo. Davo è Ruggine a Bologna. E lui diceva: io non uso i cubi, perché io mi sono rotto le palle della gente che viene, prende sul cubo e dice: guarda quanto poco ce n'è dentro. Io uso i cubetti. Poi questo è uno street bar, perché devo mettere i cubi? Detto questo, io Federico non mi formalizzo tanto se c'ho un cubo piuttosto che i cubetti. È una moda del momento. Poi, per carità, un cubo ha la sua funzione, quella di limitare la diluizione secondaria di un drink come un Negroni,
piuttosto che di un Black Russian, piuttosto che di un Rusty Nail, ha quella funzione lì ed è corretta. Oggi siamo abituati a questi drink molto puliti, molto, molto belli, in determinati contesti. In altri contesti invece sono richieste grandi decorazioni o cose pacchiane, in altri contesti sono richiesti no garnish. Per questo che ti dico anche che quando uno pensa ai drink che deve fare deve capire chi è e che tipo di proposta deve fare. Ti faccio un'altra mia domanda classica che sto facendo a tutti. Quando ho iniziato, la percezione che io ho è che ogni nuova generazione di bartender ha sempre fatto qualcosa di nuovo che quelli prima non facevano, però hanno sempre saputo fare quello che sapevano fare quelli prima di loro, ok? Io come bartender devo velocizzare il mio lavoro? Io quando ho iniziato imparo le varie tecniche con più bottiglie, mettere i bicchieri in ordine, pensiero da idraulico, devo fare meno movimenti possibili e me la cavavo in quel modo lì. I bartender di oggi sono super efficienti su pre-batch e queste cose qua. Però magari il bartender di oggi non riesce a fare quello che sapeva fare il bartender di ieri, di velocizzarsi in un altro modo con più prodotti. Secondo te questa cosa com'è? E sarebbe bello poter fare entrambe le cose, ok? Quindi quando torniamo all'inizio dell'intervista, ti dicevo, io mi sento fortunato per aver iniziato con un corso di flair perché ho un certo tipo di manualità e posso andare veloce. Sarebbe bello che tutti avessero questa manualità, questa capacità di poter organizzare il lavoro in velocità, bicchieri, ghiaccio, che prodotto va di qua, va di là, meno movimenti possibili. Detto questo, io sono super pro ai pre-batch. Tuttora noi, quando facciamo i catering, facciamo i pre-batch. Cioè noi facciamo una giornata di lavoro. Non te l'ho chiesto, con la ricerca di questo è sbagliato, questo è giusto. Per me non è mai giusto e sbagliato. Per me è funzionale, non è funzionale, o è più o meno adatto a seconda del lavoro che stai facendo. In generale, però, io sono pro ai pre-batch, perché ti velocizzano il servizio. Poi richiedono un tempo a monte, però quando vai in velocità devi versare solamente da una bottiglia o devi fare l'ultima shakerata piuttosto che la stirrata, hai già fatto, non devi stare a misurare ogni singolo ingrediente. Infatti quello che ti voglio chiedere è, però se tu quel prebaccio lo scomponi, sei capace di essere veloce allo stesso modo? Magari quello dei ragazzi, che tanti ragazzi che oggi sanno fare prebaccio, che sono difficili anche da fare, se però poi dopo lo scomponi, in velocità non riescono a farlo, capito? Probabilmente no, questo vorrebbe dire allenarsi a quel tipo di lavoro. Sì. E che dire, Fede? Penso di averti già rubato praticamente tutto il pomeriggio. E è stata una bella chiacchierata, mi ha fatto piacere prima cosa conoscerti meglio, che ci conoscevamo però non avevamo mai fatto una bella chiacchierata. Abbiamo parlato praticamente di un po' di tutto, i libri, volevo parlare anche un po' dei libri. È un argomento bello. E cercherò di non voglio chiudere, però volevo parlare di libri, che non me lo sono segnato qua, quindi guarda, non era pensato in mente. Io ho fatto il primo Cocktail Mondiali con Apple Editore nel 2006. Come ti raccontavo prima, ero un ragazzino, ero acerbo, non conoscevo neanche di cosa stava parlando. Non si trova neanche più su Amazon, o magari trovi qualcosa di usato su eBay. Ti confesso anche una cosa che non ho ancora mai detto, però sono già mesi che mi cade. A me tante persone mi stanno contattando perché mi dicono a me di doverlo scrivere un libro. Ok. Per questa cosa del podcast. E io dico, ma io come faccio a riempire tutte quelle pagine? Cosa ci scrivo? Scrivere un'attitudine innanzitutto, però secondo me una volta che inizi è solamente questione di darsi là. Cocktail Mondiali ha avuto diverse edizioni a seguire, come ti raccontavo prima, perché quando la lista IBA cambiava, Apple mi contattava, e Cocktail Mondiali è stato un'escalation, nel senso che se tu guardi l'ultimo Cocktail Mondiali è quello con la copertina rossa e i bicchieri blu, uscito nel 2021. Se tu prendi in mano quello e prendi in mano quello del 2013, hai due libri diversi. Cioè si vede che nel 2013 c'è un approccio in cui già stavo approfondendo delle cose, ma non profondo come quello del 2021. E quel 2021 per me è stato il libro, insieme a Miscelare, scritto con Giovanni, il libro della maturità, no? Tra l'altro Miscelare è un altro titolo fatto con Epli, dove io ho voluto Giovanni
perché Giovanni ha scritto tutti i tecnicismi, poi insieme li abbiamo letti per capire se filavano. Quindi quando ci siamo divisi le cose, Giovanni ha scritto i tecnicismi, io ho scritto più sulla parte del ricettario, perché sono un appassionato di miscelazione classica e contemporanea. E quelli sono i libri della maturità. Cioè, tuttora miscelare è super attuale, se vai a leggere i concetti sul ghiaccio, sulle tecniche e quant'altro. Detto questo, uscirà un altro cocktail mondiale quest'anno. Uscirà 2024? Sì, perché la lista IBA è da poco cambiata. Io ti anticipo che per renderlo diverso dall'edizione precedente inserirò anche dei miei drink, che ci sono già in edizione 2021, però verranno cambiati. Quindi uscirà una nuova edizione con la lista IBA aggiornata e con un pacchetto di nuovi drink lì. E poi non ti nascondo che proprio il fatto di scrivere libri è probabilmente un progetto nuovo che ci coinvolgerà in prima persona. Cioè, una delle idee che spesso, sulle quali spesso riflettiamo, è scrivere libri in maniera con una nostra casa editrice. E abbiamo già tante idee, tantissime idee. Che non ti posso svelare, però potreste anche fare una cosa di mettervi anche a servizio di chi vorrebbe scrivere libri del nostro ambiente. Sì, se il prodotto è valido, sì. Cioè, di fatto noi prima o poi apriremo la sezione editore, quindi tu immagina che ci sarà proprio la Drink Factory, che sarà un editore, dove andremo a pubblicare libri nostri o libri di altri autori, se il progetto è valido. A me affascina tantissimo la parte editoria. Tra l'altro io sono affascinato dal libro perché è un oggetto fisico. Online è bellissimo, però un libro è un oggetto che puoi regalare, collezionare, firmare, sottolineare, lo tieni concretamente in mano. Per me ha un valore enorme. Io un libro che compro adesso, magari mio figlio tra 30 anni lo ritroverà e le tracce online di oggi magari saranno spazzate via tra 30 anni, per dire. Questa è la percezione che ho io, cioè mi riconosco in te nel guardare tipo la pagina YouTube del podcast e vedere tipo clicco su video e c'è tutta la sezione di video, capito? E ho un po', la sento un po' così, che la vedo riempirsi, farsi, però il pensiero che mi è venuto anche a me è sì, però tipo tra 20 anni questa sezione video qua così esisterà ancora, capito? Oppure tu sarai vecchio e io non ti riconoscerai più, perché vedrai un Carmine giovane e tu sarai con i capelli bianchi e... Sì, già adesso non mi riconosco più nel vedere i video delle mie gare, che ero biondo con i capelli blu, con biondo e blu, perciò... Infatti io tra un po' inizierò anche a eliminare tutte le mie foto di Facebook vecchie, così non lascio tracce. Però questo è un problema che le nostre generazioni affronteranno col tempo, no? Cioè, per tutto quello che stanno pubblicando online sulle varie piattaforme, per esempio. Interessante. E... ti chiedo un'altra cosa, che è una domanda che faccio sempre qua. Serie TV preferita? Serie TV? Sì. Ti posso dire quella che mi è piaciuta di più in assoluto? Sì, sì. La saga di Breaking Bad e Better Call Saul. Ok, sì. Adesso dovrebbe aprire la porta a mio fratello per darti ragioni, in teoria. Ok, mi hanno tenuto incollato a... Hai visto anche il film finale di Breaking Bad? Sì. Si chiama pure, come la macchina si chiama. Comunque mi hanno tenuto incollato allo schermo, cioè avevo proprio voglia di una puntata nuova ogni volta. E mi ricordo che Breaking Bad, quando partì, era un po' lento. Poi quando parte 2013, per davvero e capisci che quella è la storia della metamorfosi di quell'uomo... incredibile. E Better Call Saul, per il carisma dell'attore, del personaggio, è per me è una cosa incredibile. Scena epica di lui quando si incazza con la moglie che lancia la pizza su e rimane sul tetto la pizza. Esatto. Poi ti dico questo, io quando guardo la televisione oggi o le serie TV cerco qualcosa di trucido, perché ho bisogno di staccare la testa. Per trucido intendo la pacchianata della Marvel piuttosto che lo sparatutto, piuttosto che quelle robe lì, John, no? Wick. Bravissimo, John Wick, i mercenari, che magari per qualcuno sono delle cagate pazzesche, io ho bisogno di staccare la testa. E invece Breaking Bad, Better Call Saul sono robe impegnate, cioè, perché quando capisci tutta la morale che ci sta dietro, il significato della trama, è roba impegnatissima.
e non so come ho fatto a starci, quindi vuol dire che mi ha talmente preso al punto che ho finito tutto appassionandomene. Sì, parli con me che sia io che mio fratello che è di là l'abbiamo vista due volte, perciò. Oh, wow. E film preferito? Che ti è piaciuto di più? So che è difficile dirne uno, però. Guarda, io non lo so se è il mio preferito, però ti dico un film a cui sono molto legato e tra l'altro il mio primo signature che ho fatto si chiama così, Jack Frusciante. Okay. Jack Frusciante, uscito dal gruppo, è un romanzo di Enrico Brizzi, trasportato film con Stefano Accorsi e Violante Placido. Mi ricordo che quel film lo vidi in una sala cinema al liceo, perché ci portarono a vederlo quando facevo il liceo. È un film ambientato a Bologna, è un film ricco di riferimenti alla mia città, una storia d'amore, è una storia di amici, è la storia di una perdita. Mi ricordo che al tempo mi colpì molto. Ora, io non lo so se è il mio film preferito, però ti posso dire che è un film che rivedo con piacere. Magari oggi un film mi piace, lo vedo una volta, quello lo potrei rivedere. Più ho letto anche il romanzo, tra parentesi uscirà il 2 settembre, il romanzo. E Enrico Brizzi l'ha proprio annunciato da poco e io spero che facciano un film, non sapendo però se... Non so se l'hai visto quel... No. Vabbè, sono appassionato, però questo no, mi manca. E detto questo, visto che abbiamo parlato di drink, visto che c'è anche questo libro in cui tratti i cocktail mondiali, una domanda che faccio sempre è, citando Edo Nono e Maurizio La Spina, perché mi hanno detto due cose entrambi che mi hanno fatto pensare molto. Tipo Edo mi ha detto, parlando di drink list, mi fa, se un drink ha superato la prova più difficile, che è quella del tempo, chi sono io per toglierlo dalla drink list? Quindi prima cosa ti chiedo, un signature, un best seller di un locale, tu sei più dell'idea di toglierlo dalla drink list o di mantenerlo sempre? Mantenerlo sempre, cioè se funziona vende e diventa anche un signature tuo del locale, non vedo il motivo di. E invece Maurizio La Spina mi ha detto, facendomi l'esempio del, lui in esempio mi ha portato l'Espresso Martini, mi fa, quello che ha fatto l'Espresso Martini, poi mi ha detto il nome, non mi ricordo, mi fa, quello che ha fatto l'Espresso Martini, quando l'ha trovato, se l'è portato dietro per tutta la vita, ok? Se magari lui, quando l'ha cambiato drink list, avesse tolto l'Espresso Martini, magari noi oggi non avremmo l'Espresso Martini, se lui l'avesse tolto. Quindi su questa cosa qua, che di se trovi un drink giusto portartelo dietro tutta la vita, penso che sei d'accordo anche tu su questo. Sì, sì. Poi hai citato uno dei miei bartender preferiti, che è Dick Bratzel, che lui è Espresso Martini, Russian Spring Punch, Bramble, Pink Chihuahua, drink incredibili. No, io sono d'accordo, assolutamente d'accordo. Ok, sì, perché Maurizio... Cioè diventa una tua forza, secondo me, quel tuo drink, no? Quindi portare solo dietro sempre. Sì. Questo non vuol dire non fare cose nuove, però... È innegabile che quel drink è tuo, è forte, perché no? E poi, tornando al locale, se vende fai i numeri, perché devo toglierlo? E altra cosa che mi interessava a me, di cose che ci siamo detti, che avete questo spazio in cui registrate, dove decidete di registrare contenuti e cose varie, cosa farete lì? E cosa fate soprattutto? Allora, lì abbiamo uno spazio dove... abbiamo creato uno studio fotografico, ad esempio le foto di Drinking Me le faccio io. Mi ha fatto la consulenza un fotografo per impostare il set, capire il funzionamento della macchina e per le mie esigenze. E le foto le facciamo noi. Quindi le foto a fondo grigio che vedi sul sito sono fatte lì. E il set video invece servirà, dico servirà perché lo... inizieremo a usare tra poco, poi ripeto, non so quando andrà questa intervista, per cui magari sarà già attivo, servirà per l'apertura del canale YouTube di Drink Factory, di Drinking Me, e per i corsi online, perché adesso noi i corsi li abbiamo sempre registrati con un telefono. Poi i telefoni di oggi sono delle mezze macchine fotocamere. No, sono da paura. Guarda un iPhone di oggi, un Soprattutto Huawei, se non sai usare una fotocamera. Io mi ricordo all'inizio quando ho comprato le macchine, il risultato che avevo dalle telecamere era molto peggio di quello che mi dava l'iPhone. Ma sai, quello è il problema, che devi saper impostare le luci, devi saper impostare le luci, e anche lì ci siamo fatti fare una consulenza da un gruppo di videomaker che ci ha impostato il set in termini di macchine, luci, obiettivi, ci ha spiegato l'ABC. Anche a me qua infatti me l'ha impostato. Abbiamo imparato a usare software professionali di montaggio.
quindi inizieremo a registrare i corsi con una qualità più alta. Tra l'altro questo posto è, adesso io non abito proprio a Bologna, ma appena un po' fuori. Dove? A Sasso Marconi, in collina. Sì. Sasso Marconi è stato la prima squadra, io giocavo a calcio, e a Sasso Marconi hanno fatto il primo campo sintetico. Sì. Cioè il primo campo dove iniziava a esserci il campo sintetico. Sì, sì, quindi questo posto è lì, quindi io sono un pochino più vicino a casa, io per carità continuo ad andare a Bologna dove abbiamo le sedi di Dream Factory perché sono in contatto con i ragazzi, però io spesso lavoro da lì o chiedo ai ragazzi di venire, tipo stamattina prima di partire abbiamo fatto due scatti che servivano per Drinking Me e poi siamo partiti per esempio. E poi è un luogo nel verde che a me rilassa molto, perché io vedo proprio le colline mentre sono al lavoro. Ok, interessante. Questa è una parte che a me personalmente interessa tanto, quella dei social, video, foto e cose varie. Quindi sto cercando di specializzarmi. Detto questo, ti do la mano di nuovo, che ci siamo dilungati di nuovo. Grazie mille di essere passato, grazie mille per il tuo tempo. Ragazzi, questo era un nuovo episodio del podcast del Bartender. Non ve l'ho detto prima, ricordatevi di seguire, mettere mi piace, commentare, condividere, tutto quello che si può fare. Se volete fatelo, se non avete voglia non fa niente, mi basta che continuate ad ascoltare o ascoltare e guardare. Che dire, grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao!